Buongiorno a tutti, benvenuti sia a coloro che si trovano in presenza qui al Dipartimento di Beni Culturali che a chi ci sta seguendo da remoto. Benvenuti a questa giornata di incontro con le professioni organizzata dalla Commissione Tirocini e Laboratori e dalla Commissione per l'orientamento del corso di laurea Scienze del Libro e del Documento. Si tratta di un incontro pensato per gli studenti, un incontro che annualmente il corso di laurea organizza, ma per la prima volta quest'anno abbiamo scelto di aprirlo al pubblico, a colleghi, a professionisti, a studenti anche di altri corsi di laurea e di altre università, per sostenere la discussione che oggi si terrà intorno ai profili professionali, in particolare del bibliotecario e dell'archivista, ma ritenendo che le loro conoscenze, le loro competenze ormai si possano aprire anche ad altri settori. La giornata è divisa in mattina e pomeriggio, in più sezioni, si terminerà con una tavola rotonda e adesso iniziamo con i saluti istituzionali. Passo quindi la parola al direttore del nostro Dipartimento di Beni Culturali che ha organizzato questa iniziativa, per la quale ringrazio in particolare i colleghi Stefano Allegretta, Lucia Sardo ed Elisa Totti Prandi. E quindi di nuovo benvenuti. Bene, adesso al direttore tocca la parte noiosa, finalmente aveva iniziato a dire cose interessanti, ma sarò brevissimo, era sicuro. Intanto il Dipartimento ha organizzato l'iniziativa, idealmente sì, l'avete organizzata voi, professoressa Sabba, professor Allegretta, professoressa Togliabrandi, quindi grazie. Grazie a loro, grazie al pubblico, ai colleghi, agli studenti in particolare. Mi fa particolarmente piacere introdurre semplicemente con due parole di saluto questa iniziativa di cui sapevo poco, è stato ricordato giustamente che non è la prima edizione, mi pare di capire che quest'anno l'edizione sia, come dire, più strutturata, sia come ambito di riferimento alle tipologie dei beni culturali, sia anche per questo focus che mi sembra particolarmente interessante nella seduta pomeridiana, una parte della seduta pomeridiana consisterà in questa tavola rotonda in cui discuterete del nuovo regolamento del codice archivistica, paleografia e diplomatica. E non devo ricordare a voi, ma lo voglio fare, comunque ci sono ospiti sia collegati da remoto, sia forse in sala, che non sanno tutto, magari del dipartimento. Mi piace, ecco, ricordare che questo Dipartimento di Beni Culturali ha, come dire, una offerta formativa nel campo dei beni archivistici e librari, intesi nella gamma più ampia della loro declinazione, che rende appunto il Dipartimento una sede particolarmente adatta allo svolgimento di un'iniziativa di questo tipo, rivolta al territorio, alle professioni e appunto a queste modalità che ormai sono, come dire, vitali all'ordine del giorno, di incontro, di collaborazione tra l'università, le professioni e il territorio e le istituzioni deputate alla conservazione del patrimonio, evidentemente. Abbiamo non soltanto, come sapete, una laurea magistrale in scienze del libro e del documento, di cui la professoressa Sabo è coordinatrice, e che si è consolidata in questi anni. Come tutta la nostra offerta formativa, in particolare nell'ultimo biennio a Ravenna le iscrizioni sono cresciute molto. Questo è un corso di studio in cui, diciamo, l'utenza studentesca è sempre stata particolarmente motivata e particolarmente orientata al mondo delle professioni, per ragioni che non vi devo dire, ma non abbiamo soltanto questa magistrale, abbiamo anche una rinnovata Summer School che ha allargato da quest'anno, dalla prossima edizione, il suo campo di applicazione. L'abbiamo intitolata proprio recentemente alla Digital Library, Evoluzione, Strutture e Progetti. Abbiamo poi un centro di ricerca internazionale sugli archivi digitali di persona, di cui è responsabile il professor Allegretta.
E poi abbiamo anche ultimo nato questo laboratorio LUDI, laboratorio di documentazione e informazione, che ha sede proprio come il centro che ricordavo prima presso il Dipartimento. Queste realtà sono già molto attive, iniziative scientifiche, iniziative didattiche di terza missione, si stanno consolidando, tanti progetti in cantiere, insomma, capite che questo dipartimento però rappresenta, io credo, non solo a partire da oggi, appunto un punto di riferimento a livello non solo locale ma anche nazionale per questo tipo di attività. Quindi io vi ringrazio nuovamente, spero che la giornata, anzi sono sicuro sarà una giornata molto proficua, lei in particolare vi auguro buon lavoro. Ringraziamento particolare al direttore che è riuscito ad essere presente nonostante sia molto impegnato. Poi nella parte di introduzione ai lavori mi dedicherò un po' di tempo per illustrarvi le caratteristiche in maniera molto specifica, per non rubare tempo alle relazioni che seguiranno, ma le caratteristiche, la struttura, i punti di forza del corso di laurea. Anche perché questa iniziativa di concertazione con quelle che chiamiamo le parti sociali, enti, istituzioni, ma anche il mondo del privato, per noi è fondamentale nel processo di valutazione della qualità del corso. C'è una commissione specifica all'interno del corso di laurea che fra le varie attività e tra le varie azioni che ogni anno promuove investe molto sul rapporto con gli enti, con le istituzioni locali, regionali, ma anche nazionali, attraverso progetti, come ricordava il direttore, attraverso i centri e i laboratori che promuovono progetti di ricerca anche a livello internazionale. I nostri studenti vengono coinvolti anche in questa attività. Quindi poi dediterò qualche parola ad illustrarvi un po' la struttura del corso di laurea, perché voi possiate anche riferirci delle indicazioni, dei suggerimenti. Noi organizziamo questa iniziativa proprio per migliorare l'offerta formativa, ma anche l'offerta transdisciplinare e trasversale del nostro corso di laurea, per creare sicuramente dei cittadini aperti, dei professionisti in grado di essere poi competitivi nel mercato del lavoro, anche non soltanto attraverso quello che imparano attraverso gli insegnamenti, ma anche mediante le esperienze che possono fare, sollecitate dalle altre attività dei docenti e dalle attività dei laboratori e dei centri. Passo ancora per i saluti istituzionali la parola e la passo alla dottoressa Antonella Monet in rappresentanza della Direzione Generale Archivi. Questo sta fisso, così va bene. Buongiorno, io ho appena ricevuto una telefonata dalla dottoressa Sabrina Mingarelli, che è la dirigente del servizio secondo, il servizio che si occupa proprio del patrimonio archivistico, e che era alla stazione di Milano in partenza per Novara e evidentemente non poteva fare il collegamento, mi ha detto di dire due parole al posto suo. A me in un certo senso mi colgo l'occasione per farvi presente, perché forse è indicativo che la dottoressa Sabrina Mingarelli è una dove fino a pochi anni fa erano quattro dirigenti, cioè la direzione generale ha una serie di competenze molto molto vaste e fino a pochi anni fa e per molti anni erano state suddivise tra quattro diversi dirigenti. Adesso sono unite, fanno capo a una persona sola. Credo che questo sia molto indicativo della situazione di contrazione di risorse in cui noi ci troviamo
Ve lo racconto perché è un fenomeno interessante, perché in realtà questo indica anche quanto è necessario il contributo esterno per portare avanti i nostri lavori. Questo è quello che poi io vi, come dire, vi presenterò dopo nel mio intervento. Adesso ho colto l'occasione per questa piccola osservazione e anche invece da parte della dottoressa Mungarelli voglio ringraziare per questa iniziativa che è molto interessante e molto utile, perché il rapporto tra l'amministrazione e gli studenti, le persone che poi sono interessate al nostro campo di azione, alla nostra professione, può essere molto molto interessante sia per loro per sapere quali orizzonti si possono aprire, ma anche per noi, perché in un certo senso sono anche i nostri interlocutori, cioè sono anche gli utenti a cui noi ci dirigiamo e con cui quindi dobbiamo essere in grado di stabilire un colloquio. E quindi ringrazio moltissimo di questa occasione e ringrazio anche perché è in atto una, come dire, una via di collaborazione istituzionale che io spero possa arrivare in tempi abbastanza rapidi a conclusione, cioè stabilire una convenzione tra il Dipartimento e la Direzione Generale, che può essere, come dire, la strada maestra attraverso cui far camminare, introdurre tante occasioni di approfondimento che spero possano essere utili sicuramente per noi, spero molto per voi. Grazie. Grazie alla dottoressa Mulè, che già ha anticipato alcuni dei contenuti dell'intervento che poi terrà nel pomeriggio. Passa adesso invece la parola a Micaela Procaccia, presidente dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana. Ringraziamo anche le associazioni professionali per aver voluto essere presenti oggi. Prego. Buongiorno e anche da parte mia grazie per questa iniziativa che arriva in un momento critico, come ricordava Antonella, da un certo punto di vista, ma anche in un momento in cui si aprono possibilità non indifferenti, vuoi per la formazione e vuoi anche per le prospettive che aprono i fondi del PNRR. Quindi è particolarmente significativo parlare oggi di due nodi importanti e che si tengono fra loro, cioè la formazione e, sotteso alle possibilità di sviluppo anche occupazionale, quello del riconoscimento delle specificità della nostra professione, che sono due temi importanti su cui l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana diciamo che si dà molto da fare e da tempo, come poi nel pomeriggio penso che verrà ampiamente raccontato, ma che sono state soprattutto quello del riconoscimento dei terreni difficili per anni, perché se a livello di addetti ai lavori non c'è mai stato dubbio su quanto complessa, articolata e quante competenze fossero necessarie per la professione degli archivisti, magari a livello di senso comune e qualche volta anche di istituzioni non è stato sempre così, anche se stiamo facendo progressi continui. Quello che mi sembra importante è che questi progressi sono strettamente legati all'aggiornamento costante della formazione e in questo senso il nuovo regolamento delle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica, un nuovo regolamento atteso da decenni, che finalmente è arrivato in porto con grande fatica, e di questo bisogna essere grati a tutti quelli che hanno lavorato nella Direzione Generale Archivi per questo, è un passo estremamente importante e sarà ancora più importante se riuscirà a dialogare, come ricordava Antonella, con le università e con gli altri luoghi di formazione, e a presentare questa figura complessa di archivio
archivista alle istituzioni. Si tratta di una serie di cose non scontate, non banali, ma che vanno assolutamente perseguite, soprattutto in una situazione ancora molto difficile. Antonella Mulè parlava di 4 dirigenti invece che una, in un passato di poco anteriore, che lei certamente conosce benissimo, erano 5 invece di una, e quindi, come dire, questo è l'immagine plastica delle difficoltà a cui si è andati successivamente incontro. Quindi ben vengano giornate come queste, ancora grazie, e naturalmente non potevamo che dare il patrocinio. Mi pare, è quello sì che era scontato. E mi scuso in anticipo perché non potrò seguire tutta la giornata, ma solo una parte della mattinata, perché ho un altro impegno successivo, sempre perché siamo pochi. E però vi lascio in buone mani, perché nella tavola rotonda la NAI è ampiamente e efficacemente rappresentata. Grazie ancora. Grazie alla dottoressa Procaccia, veramente. Invito adesso al tavolo la dottoressa Roberta Turizia, presidente della sezione Emilia Romagna dell'Associazione Italiana Fisioterapia. Estendo il ringraziamento che abbiamo fatto per le associazioni anche alla nostra ALBA. Grazie a voi dell'invito e anche per aver organizzato questa giornata sul tema delle professioni professionali, che è il tema. E io rappresento appunto l'Associazione Italiana di Bute, che sono la Presidente della Sezione Emilia Romagna, e vorrei riprendere brevemente alcuni passaggi cruciali, anche legislativi, per parlarvi appunto della professione del bibliotecario. Il nostro codice dei beni culturali del paesaggio, all'articolo 9 bis, peraltro introdotto dalla legge 110 del 2014, assegna la responsabilità e le operazioni inerenti all'attività di protezione, tutela, valorizzazione e fruizione dei nostri beni culturali a professionisti del patrimonio culturale in possesso di adeguata formazione e esperienza professionale. Quindi vengono già sottolineate le necessità in questo senso, adeguata formazione ed esperienza professionale. Vediamo un po'. Sì, accanto alle professioni già regolamentate, il codice affida appunto le operazioni di tutela, protezione, valorizzazione e promozione a professionisti del patrimonio culturale, li cita. Archeologi, archivisti, demoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell'arte e, veniamo a noi, anche i bibliotecari. Quindi anche la professione del bibliotecario non è una professione regolamentata, nel senso che per accedere e esercitare la professione del bibliotecario non occorre essere iscritti ad albi, ordini o collegi come per altre professioni. Questo però è un cambio naturalmente di paradigma, ed è stata importante la legge 4/2013, che ha riconosciuto alle associazioni professionali, non tutte per la verità, quelle che avevano determinati requisiti, l'idoneità a attestare le qualificazioni e le competenze dei propri iscritti. Passiamo quindi da una professione, da un paradigma di professioni regolamentate a un paradigma di formazione regolamentata. Tant'è che le poche, peraltro, associazioni riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal MISE, quali appunto adatte a qualificare le competenze degli associati, come è ad esempio l'Associazione Italiana Biblioteche, hanno tra i propri compiti quello di garantire la formazione permanente dei propri iscritti, i quali a loro volta hanno l'obbligo di mantenere una formazione permanente. Ecco quindi che le associazioni professionali devono appunto garantire la formazione permanente dei propri iscritti. E l'AIB è riconosciuta dalla legge 4/2013 come idonea a rilasciare l'attestazione delle relative competenze. Competenze, capacità, abilità che fanno riferimento in particolare alla norma UNI, la norma UNI 11535 delinea, definisce la figura professionale del bibliotecario, che si acquisisce anche con attività appunto di formazione e aggiornamento professionale continua. Definisce la nostra professione una professione intellettuale
che viene esercitata a diversi livelli di complessità e in diversi contesti organizzativi, pubblici e privati. Poi naturalmente si passa alla specifica dei compiti che in questo momento possiamo tralasciare. Vorrei aggiungere che non solo le associazioni riconosciute, quale l'AIB deve garantire la formazione professionale, ma anche che a luglio del 2021 l'AIB è stata accreditata dal MIUR come ente formatore per il comparto scuola. Dico MIUR perché il processo è partito molto prima, è un processo che è stato avviato 3-4 anni fa, quindi allora il Ministero si chiamava MIUR. L'AIB ha organizzato una serie di corsi per bibliotecari scolastici e comparto scuole, sulla piattaforma Sofia anche, e anche su altri, e in parte a distanza e in parte in presenza, e dopo un lungo processo appunto si è accreditata quale ente formatore esterno naturalmente al mondo della scuola e sarà sottoposta a verifiche periodiche per il mantenimento di questa idoneità. E potrà quindi fornire formazione al comparto scuola in generale, docenti, direttivi, amministrativi. Un ultimo aspetto che vorrei sottolineare è che in virtù di un decreto attuativo richiesto sempre dalla legge 110 che ho già citato, sono stati istituiti presso il Ministero della Cultura gli elenchi professionali delle professioni non regolamentate. E tra queste vi è anche il bibliotecario, quindi abbiamo diciamo così, degli elenchi in cui ci si può liberamente iscrivere, avendo naturalmente i requisiti di competenze, abilità, capacità e conoscenze richieste, suddivisi in tre fasce che corrispondono poi ai livelli europei delle qualifiche. Questo significa che questi elenchi non sono vincolanti, quindi per esercitare non occorre essere iscritti a questi elenchi. Tuttavia, se esistono dei requisiti, significa che dovranno essere questi ad essere indicati nel comparto pubblico per il reclutamento professionale. Questi dovranno essere i requisiti per essere assunti. Ed ecco che allora chiudo con un dato allarmante, che spero venga smentito o comunque in parte mitigato dalla florida stagione di concorsi a cui stiamo assistendo. L'Istat ha pubblicato già un po' di tempo fa un censimento realizzato nel 2019 sulle biblioteche pubbliche e private, non tutte, perché erano escluse dal censimento le biblioteche scolastiche e universitarie, che sono una bella fetta, insomma, di numericamente. Comunque hanno partecipato al questionario 7.425 biblioteche, da cui è emerso che 18.000 sono gli addetti che lavorano nelle biblioteche. Quasi 11.000 sono bibliotecari, 7.003 sono addetti con altre mansioni. Ma il dato che ritengo davvero allarmante è che il 39,7% del totale delle biblioteche ha un organico composto interamente, sono dichiarazioni delle biblioteche, ha un organico composto interamente da personale che opera in maniera volontaria. Quasi la totalità di queste biblioteche ha titolarità comunale, il 71,9%. Ecco, capiamo bene come occorre un cambiamento di rotta davvero ineludibile. Grazie. Grazie alla dottoressa Turalicchia, che ha introdotto, come già aveva fatto la sua collega dell'associazione archivistica, alcune delle criticità che anche tutti noi come docenti siamo chiamati costantemente a combattere, comunque nella prospettiva che qualcosa si stia muovendo e che stiamo preparando dei professionisti attenti e accorti anche su questo piano. Vado a condividervi alcune pagine del corso di laurea che vi vorrei mostrare, anche per cercare di essere più sintetica e per guidarvi e rimandarvi al sito del corso di laurea magistrale Scienze del Libro e del Documento.
come ricordava il direttore, qua a Ravenna c'è anche un corso di laurea triennale per beni culturali, poi gli studenti e le studentesse possono scegliere la specializzazione attraverso la quale formarsi come professionisti. Questa è la pagina del corso di laurea, vi mostro rapidamente quello che è il piano didattico. È strutturato in due anni, gli studenti hanno la possibilità di scegliere anno per anno gli insegnamenti da dei blocchi che ovviamente si attengono a delle griglie ministeriali, ma secondo il nuovo ordinamento di cui abbiamo dotato il nostro corso di laurea, il nostro piano didattico, possono da soli formulare un profilo in questi due anni, possono scegliere di specializzarsi più sull'archivistica, più sulla biblioteconomia, possono mescolare i due comparti di conoscenza, possono concentrarsi più sull'innovazione, quindi sugli aspetti legati al digitale, all'informatica, alle nuove prospettive, o più o realizzare quella che era un po' la figura tradizionale del bibliotecario, dell'archivista. In questa maniera ognuno di loro uscirà con un proprio profilo da questo punto di vista. Scorrendo le materie vedete quali sono i blocchi, gli insegnamenti a scelta che loro hanno, vedete che sono molti, tra l'altro non soltanto di base, di biblioteconomia, di archivistica, ma poi possono anche specializzarsi sul restauro del suono, sui beni audiovisivi, sulla conservazione fisica e biologica dei documenti e dei beni culturali, elaborazione di immagini e restauro virtuale, poi ampia parte è dedicata anche agli aspetti giuridici, perché sappiamo dagli studenti che quando si presentano ai concorsi, ahimè, si scontrano con altrimenti delle conoscenze che difficilmente nel momento della formazione riescono ad acquisire. Invece abbiamo investito anche molto sull'insegnamento del diritto per i beni culturali. Ma vado rapidamente al secondo anno, anche qui hanno degli insegnamenti da scegliere, ma il secondo anno è dedicato anche alla strutturazione di competenze di tipo tecnico-pratico. Hanno due possibilità che finora erano alternative: o il tirocinio, quindi le note 150 ore che possono svolgere presso un ente, un'istituzione, ma anche un privato, purché seguiti da un tutor aziendale e poi ovviamente dal docente di riferimento per la parte accademica, o possono selezionare dei laboratori per un numero di tre, perché ogni laboratorio costa di 50 ore e vale 2 CFU, quindi loro devono arrivare ad un pacchetto di 6 crediti. Da questo anno, siccome i laboratori avevano avuto molto successo, non sono più le due esperienze alternative, ma loro nei crediti a scelta che hanno nel secondo anno possono recuperare una delle due esperienze che avevano scartato. Su questo abbiamo investito molto, abbiamo fatto una grande lotta perché fosse possibile. I laboratori per noi sono stati una manna nel periodo di pandemia, quando nell'immediato le istituzioni non sono state in grado, diciamo, di riformulare, no, questa offerta, questa apertura per gli studenti per ovvi motivi di sicurezza. Poi hanno anche imparato a costruire dei progetti da remoto, e anzi forse è stata l'occasione per molte biblioteche, anche per gli archivi, per realizzare dei progetti che altrimenti nello sbriciolamento del lavoro quotidiano non avrebbero potuto attivare. In ogni caso per noi sono stati questi laboratori un'esperienza particolare, quindi la pandemia qualcosa ci ha insegnato, il lockdown ci ha lasciato anche qualcosa in me di positivo, insomma basta poi saperlo cogliere. Questi laboratori vengono intanto organizzati dai docenti, sono ore diciamo extra che il docente decide di mettere al servizio degli studenti del corso di laurea per o approfondire o testare
delle tematiche di ricerca, portare avanti dei progetti anche di tipo pratico, o per dare modo alle istituzioni, attraverso una collaborazione dei rappresentanti delle istituzioni, di mostrare agli studenti la particolarità del lavoro pratico. Questo è un modo anche per noi per fare rete con il territorio, fare rete con le istituzioni, fare rete con gli enti. Gli studenti hanno molto apprezzato questi laboratori, quindi da questo anno, ma da un mese direi, a questa parte loro possono recuperare questa iniziativa, possono seguire 3 laboratori didattici. Noi abbiamo una pagina, poi se volete approfondire, dedicata ai laboratori didattici. E solo rapidamente per mostrarvi la loro tipologia: laboratorio di comunicazione digitale della dottoressa Anna Busa, organizzazione e gestione della biblioteca per ragazzi, laboratorio di analisi del fumetto, catalogazione in manus, laboratorio introduttivo delle Reicast, di catalogazione di testi e manoscritti latini relativi alla storia della scienza, esegeti delle fonti storiche medievali, descrizione archivistica, edizione digitale e marcatura di manoscritti, laboratorio su cataloghi storici, laboratorio di storia delle istituzioni scientifiche, laboratorio di cultura materiale della moda. Quindi l'offerta è ampia, ma questa attenzione sui laboratori l'ho voluta focalizzare anche per un altro motivo. Oggi siamo qua con le parti sociali, con quelle che noi chiamiamo le parti sociali. Ebbene, i laboratori per noi sono stati un modo per assumere in maniera molto rapida quelle che erano le sollecitazioni, le indicazioni, i consigli che ci arrivavano dalle parti sociali. Come dicevo all'inizio, noi le consultiamo ogni anno in primavera, marzo, aprile, attraverso dei questionari, attraverso, che poi vi arriveranno, attraverso questo incontro, e le parti sociali analizzano il nostro corso di laurea, ci restituiscono quella che è la loro esperienza con i nostri studenti che poi sono stati assunti presso le loro istituzioni o che sono stati ospitati durante il loro percorso formativo per tirocini curriculari, e ci danno indicazioni su che cosa migliorare, su che cosa manca, oppure per esempio nel caso delle cooperative su che cosa viene richiesto fortemente dal mercato del lavoro attraverso i concorsi, attraverso gli appalti appunto dati alle cooperative. Se intervenire sul piano didattico richiede, proprio per il processo che comporta, soprattutto con l'ANBU, quindi con gli organi ministeriali, con il CUN, al quale viene fatta domanda, un processo che dura 2 anni, 2 anni e mezzo, che quindi si attiva in maniera strutturata dopo 3, attraverso i laboratori non riusciamo ad assorbire questo nel giro di 5-6 mesi, perché incontriamo le parti sociali a marzo e noi a settembre ripartiamo con l'anno accademico e quindi con questa nuova proposta che ogni anno, per quanto riguarda i laboratori, viene rinnovata. L'altro aspetto su cui volevo portare la vostra attenzione sono gli accordi Erasmus. Allora, i nostri studenti hanno la possibilità di sostenere una parte dei loro crediti formativi all'estero, e hanno questa possibilità scegliendo fra le tantissime proposte che l'Ateneo di Bologna offre loro. Un lavoro che il corso di laurea ha fatto in questi ultimi 2 anni, anche con la referente dell'internazionalizzazione, la professoressa Guido Baldi, è quello di andare a individuare quali fossero gli accordi Erasmus in essere e quindi a realizzarne di nuovi, specifici per il nostro corso di laurea, proprio per poter mandare all'estero i nostri studenti a seguire degli insegnamenti all'interno di corsi di laurea che condividessero con il nostro proprio le proposte formative, quindi gli obiettivi anche di tipo professionale. Quindi è stato fatto un grande lavoro. Questi sono gli accordi specifici che abbiamo, che hanno aiutato molto gli studenti, li hanno molto incoraggiati a partecipare al bando Erasmus.
proprio perché guidati e non confusi dalla vasta offerta. Questo ha comportato ovviamente anche che i docenti si mettessero in gioco con gli altri colleghi stranieri, con i referenti stranieri e intravedessero appunto un percorso comune che poi si gioca sulla didattica ma si gioca anche sulla ricerca. Qui vedete appunto Ungheria, Spagna, Grecia, Germania, Francia e lì i nostri studenti possono andare non soltanto a formarsi appunto su quelle che sono le discipline a noi più vicine, a noi più care e a formarsi quindi come professionisti anche aperti, perché poi quando si va all'estero i contenuti possono essere molto simili, ma le metodologie e le prospettive e gli esempi portati sono diversi, quindi questo aiuta molto loro a formarsi proprio come professionisti in grado anche di essere flessibili, propositivi, critici rispetto anche alla nostra realtà e quindi insomma dare un apporto, speriamo, nel futuro positivo. Ovviamente questa esperienza li sostiene anche dal punto di vista umano e personale, crea quello che dicevo prima, i cittadini del mondo, insomma speriamo anche portatori di pace, come avete visto dalla pagina d'apertura del sito. Come il direttore ha ricordato, vado ad aprirlo, ecco, abbiamo istituito, oltre il Centro per le Memorie Personali Digitali del professor Allegretta, anche un nuovo centro, che è il Laboratorio Universitario di Documentazione e Informazione, che fa un po' da cornice a tutte le attività, non soltanto che ruotano intorno al corso di scienze del libro e del documento, ma tutte le attività che i docenti che collaborano con il corso e che si riferiscono insomma, ai comparti della biblioteconomia, dell'archivistica a vario titolo, a vario modo, possono in questa cornice trovare ospitalità sia sul piano della didattica che su quello della ricerca che della terza missione. Per la didattica, come ricordava il direttore, abbiamo oltre al corso di laurea una summer school sui linked data che quest'anno lascia però il passo ad una nuova summer school di cui stiamo strutturando il sito e che quindi vedrete presto comparire qui sulla Digital Library, proprio in accoglimento di quelle che sono le prospettive del PNRR. E l'Università di Bologna è molto coinvolta anche con il progetto della Digital Library voluta dal ministro Franceschini, quindi abbiamo cercato di calare queste prospettive anche nell'offerta del Dipartimento di Beni Culturali per sostenere già sicuramente nella formazione i nostri studenti, i professionisti, ma perché no anche insomma lo stesso personale sia docente che amministrativo che bibliotecario dell'Università di Bologna, anche perché appunto ci sono cifre agevolate, abbiamo ottenuto anche lì il patrocinio delle associazioni. L'altra summer school è quella del Web and Social Media Archiving and Preservation, sempre diretta dal professor Allegretta, anche questa si svolgerà questo anno. C'è poi un master sul libro antico a stampa che adesso è in corso, quindi l'edizione, la nuova edizione è appena partita. E vi consiglio comunque di seguirci perché facciamo tante iniziative, c'è anche un ciclo di seminari di carte di libri e dintorni che è in corso, qui al Dipartimento abbiamo una rivista specifica di classe A che è Biblioteche.it, Open Access, quindi potete fruire dei suoi contenuti e come vedete insomma, abbiamo un ricco programma di approfondimento di tematiche di emergenza ma anche di presentazione di libri o di progetti sull'ambito della biblioteconomia, dell'archivistica, della bibliografia e della paleografia in particolare. Ho presentato il corso sperando di essere esaustiva ma anche insomma, sintetica, di darvi intanto qualche dare soprattutto alle parti sociali presenti qualche indicazione per poi poter continuare questo dialogo con noi e vado quindi a introdurre, ecco là per ora la condivisione, ad introdurre la prima sessione di questa mattina.
invito al tavolo la dottoressa Poggiali per l'istituzione Biblioteca Classense di Ravenna. Ringraziamo, ecco, abbiamo una prima sezione dedicata particolarmente, anche se non l'unica, perché altre istituzioni sono poi presenti anche nelle altre, alla nostra città, a Ravenna, alla sua ricca offerta culturale. Risposto, aspettando il posto perché è impossibile trovare. Scusate, devo farvi vedere qualche immagine. Che... l'abbiamo aperta a condividere. Può essere utile in qualche modo? No, si chiama Classense per un po', ma non vedo. Modificata da poco? Sì. Le modificate risultano queste. Può essere questo, no, questo è il programma. Questo? No. Non è questo? No. Perché dopo le altre sono tutte più vecchie, vero? Era ovvio, infatti era andata con modifica. Niente? Va bene, ma facciamo senza. Possiamo fare sempre immagini. Allora, intanto buongiorno a tutti e ringrazio molto per l'invito, naturalmente. Sì, io volevo parlarvi un po' della Biblioteca Classense perché è una biblioteca storica e quindi contiene tanti materiali, tante tipologie di materiali diversi. Io in particolare, appunto avete sentito, sono Daniela Poggiali e lavoro all'Ufficio Valorizzazione e Tutela delle Collezioni Museali della Biblioteca e nello specifico mi occupo di collezioni di grafica e di fotografia. La Biblioteca Classense ha una storia antica, nasce nel 1803 come biblioteca civica in seguito alle suppressioni napoleoniche degli ordini religiosi e già i camaldolesi coltissimi che vi erano stanziati avevano una biblioteca di grande importanza costituita fin dal secondo Settecento e sviluppatasi soprattutto nel secondo Cinquecento, sviluppatasi soprattutto nel Settecento grazie all'abate Pietro Canneti e al bibliotecario Mariangelo Fiacchi. Quindi diciamo che il nucleo storico di manoscritti, di incunaboli e di testi antichi che la biblioteca conserva è appunto quello camaldolese. A questo nucleo storico vengono nel tempo aggiunti tante altre raccolte. Tra il 1798 e il 1812 arrivano in Classense le raccolte dei monasteri di San Vitale, di San Domenico, di San Nicolò, di San Giovanni Evangelista, dello Spirito Santo, di Porto, insomma oltre ai volumi del Collegio Convitto, del seminario dei monaci teatini e di San Francesco, ma confluiscono in Classense anche raccolte di privati. La Classense si configura in questo prima fase dell'Ottocento come proprio
il deposito librario privilegiato della città. E quindi già in epoca camaldolese, nel 1795, era arrivato il fondo di Camillo Morigia, poi successivamente altri fondi importanti, Domenico Maria Saverni, Gaspare Garattoni, Antonio Giragini. E queste. Daniela, che ti interrompo, mi preme ricordarvi di spengere la telecamera. Grazie. A queste acquisizioni e donazioni si protraggono anche durante il corso del Novecento. Tra gli acquisti più noti la libreria di Casa Spreti, che contempla anche una parte, piccola parte di quadreria, e la raccolta dantesca dell'editore Leo Olsky. Inoltre vengono acquisite sempre nel corso del Novecento, principalmente per donazione, le biblioteche d'autore di Corrado Ricci, insomma, Fondo Ricci è moltissimo, è tra i più studiati in Piacenza e a Ravenna, che comprende una parte, appunto, tutta la sua biblioteca, il suo carteggio e le sue carte di studio, oltre al suo archivio fotografico e al suo archivio di grafica. E poi ancora le biblioteche di Luigi Rava, di Don Mario Mazzotti, di Lucio Gambi, di Carlo Ferdinando Russo e molti altri, insomma, che è inutile che sia qui in, appunto, ad elencarti. Quello che però mi premeva, appunto, dire è che oltre al patrimonio librario e archivistico c'è anche quello museale. E spesso le biblioteche sono realtà nelle quali, insomma, si verifica, le biblioteche storiche, insomma, si verifica questo abbinamento. Gli stessi monaci classensi in realtà avevano interessi non soltanto bibliofilici, ma anche antiquariali, e erano raffinati collezionisti di numismatica, avevano una quadreria di dipinti che è, appunto, citata nelle maggiori guide della città. Quindi, per riassumere, ecco, la Classense vanta un patrimonio ingente, circa 800.000 volumi in stampa antichi e moderni, ai quali si devono aggiungere tutte queste altre tipologie di incisioni, di documenti, manoscritti, incisioni, disegni, fotografie, cartoline, giochi a stampa, carte da gioco, vinili, dipinti e sculture, libri d'artista, collezioni numismatiche di medaglie e di monete e anche frammenti di manufatti ceramici che sono stati trovati soprattutto all'interno dei chiostri durante le numerose campagne di scavo per i lavori di ristrutturazione e di restauro dell'edificio. I fondi sono in costante aumento grazie alle nuove acquisizioni che vengono effettuate, ovviamente, come biblioteca di pubblica lettura, insomma, normalmente, diciamo, ma anche per la biblioteca storica, con acquisti sul mercato antiquario. Sono numerose anche in questi anni le donazioni, tra le ultime vorrei ricordare quella dell'archivio Giampiero e quella di Don Giovanni Montanari, sia quindi sul piano puramente bibliotecario attivistico, ma anche di archivi personali e professionali grafici, ad esempio fondo di stampe di Domenico Dal Monte, e fotografici, la raccolta fotografica di Giovanni Guerrini. Parliamo di svariate centinaia di unità. A questo patrimonio si aggiunge quello dell'archivio storico comunale, che è conservato in Classense e consultabile, appunto, gestito dal personale della Classense. Abbiamo un'archivista, appunto, dedicata. L'archivio storico comunale conta, appunto, la raccolta dei documenti amministrativi dei vari governi cittadini dal XVI secolo fino agli anni 70 del Novecento, oltre ad una ricca raccolta di carte topografiche e una serie di archivi aggregati interessanti, tra i quali ad esempio il fondo teatri oppure il fondo fotografico Trapani.
Ed ora, dopo insomma questa excursus, diciamo, sul patrimonio classense, volevo ragionare un po' più nello specifico su qua, quello. Questo era insomma una presentazione della classense per far capire quanto può offrire la classense in materia di tipologie documentari. E appunto abbiamo già da tempo in atto una convenzione tra il Comune e l'Alma Mater Studiorum, e da tempo la classense è sede di tirocini universitari, che è una convenzione che viene appunto periodicamente rinnovata. I tirocini permettono quindi agli studenti di lavorare direttamente sul patrimonio della biblioteca, che diventa strumento di acquisizione di competenze per loro, e che è stato questo patrimonio studiato, sondato, talvolta catalogato o schedato a seconda degli interessi appunto degli stessi studenti. Come ricordava prima la professoressa Sabba, i tirocini sono seguiti, insomma, lo studente segue un tirocinio seguito da un tutor universitario con il quale elabora il progetto, e in biblioteca c'è un tutor aziendale che ne verifica appunto la fattibilità e lo segue poi appunto con il tutor aziendale. Quelli che noi abbiamo ospitato, soprattutto negli ultimi anni, sono tirocini afferenti alle aree della biblioteconomia, dell'archivistica, ma anche appunto alle aree di, relative alla storia dell'arte o alla storia della grafica. In particolare abbiamo seguito tirocini di catalogazione del libro moderno. Alcuni di questi hanno previsto anche una parte delle ore destinate al servizio di reference, di catalogazione dei fondi di grafica, sul materiale dell'archivio storico comunale e in particolare sui frammenti di pergamena e sulle carte tipografiche, e anche tirocini che hanno avuto per oggetto lo studio del nucleo più antico dei manoscritti classensi, con attenzione particolare alle provenienze di questi manoscritti. Ad esempio, per quanto riguarda le mie specifiche competenze, è stato grazie a un tirocinio che abbiamo potuto studiare e catalogare su Imago, la banca dati della regione Emilia-Romagna dedicata proprio alla grafica e alla fotografia, il fondo di grafica dell'architetto ravennate Camillo Morigia, che era stato da lui destinato ai monaci classensi. E inoltre è stato proprio subito prima del lockdown studiato un nucleo di giochi a stampa di Giuseppe Maria Mitelli, da una studentessa che poi ha deciso di proseguire questa studio anche per il suo dottorato di ricerca. Questo per dire che un tirocinio apre poi, no, anche a ulteriori ricerche per tesi di laurea, per specializzazioni, per appunto dottorati di ricerca. Per finire volevo citare anche un'ultima convenzione, perché è quella su cui stiamo lavorando in questo momento, ancora con appunto il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Unibo, che coinvolge in particolar modo il laboratorio Frame Lab Multimedia e End Digital Storytelling, che realizza progetti di comunicazione del patrimonio culturale e che, come lo siamo noi, è interessato all'uso e all'implementazione di strumenti multimediali e digitali che favoriscano lo studio, la ricerca e la fruizione pubblica delle raccolte e del patrimonio culturale. Questa collaborazione è già attiva, è nata attraverso il coinvolgimento della classense nel progetto DARE. Il progetto DARE si fonda sulla volontà di operare una rigenerazione della Darsena e del quartiere cittadino che afferisce insomma alla Darsena, che gravita sulla Darsena, attraverso la creazione e l'implementazione di un ambiente digitale che possa fungere da appunto collettori di creatività molto diverse, quindi una sorta di dialogo aperto praticamente con la città e con il cittadino e con ovviamente i soggetti partner.
La Classense ha collaborato a questo progetto fornendo molte centinaia di riproduzioni, di fotografie, cartoline, mappe, che sono parzialmente, ovviamente di questo è stata fatta poi una selezione, e queste sono parzialmente visibili ora sul portale appunto Darsena Ravenna a Prodo Comune. Nell'ambito di questo accordo sono state appunto già promossi ulteriori tirocini per la creazione di una piattaforma utilizzando il l'open source OMKS, che permette di lavorare. Noi abbiamo scelto come progetto pilota ancora una volta un fondo fotografico, quello di Corrado Ricci, che è stato schedato, è stato fatto un data entry su questa piattaforma creata per, insomma, diciamo, gestita per noi da Univo. Sono già state schedate circa 3.000 fotografie e adesso si procederà alla digitalizzazione, alla scansione in alta risoluzione di questo patrimonio. Questa è insomma i progetti in atto attualmente. Noi naturalmente siamo ben disponibili a offrire la consulenza che possiamo dare come biblioteca e agli studenti e come avete sempre fatto, come abbiamo sempre fatto. No, chiamiamoli laboratori privilegiati, sì, che è vero, è vero. Anche dalla sua fondazione per certo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie. Invito adesso al tavolo il dottor Alessandro Luparini, direttore della Fondazione Casa Oriani di Ravenna, il collaboratorio privilegiato del nostro corso di laurea. Sì, è casa, in qualche modo è un'altra delle case. Buongiorno a tutte e a tutti, Fiammetta mi ha già introdotto, tocca a me introdurre l'istituzione che ho l'onore e l'onere di dirigere, ovvero la Fondazione Casa di Oriani, che spero conoscerete almeno come Biblioteca Oriani, a 300 metri da qui in via Corrado Ricci. La Fondazione Casa di Oriani nasce nel 2004 come continuazione giuridica e in un certo senso ideale dell'ente Casa di Oriani, che era stato istituito con regio decreto molti anni prima, nel 1924, per ricordare la figura di Alfredo Oriani, uno degli autori più originali, più controversi anche e prolifici del letteratura italiana a cavallo tra 8 e 900, romanziere, saggista, giornalista, polemista e chi più ne ha più ne metta, ed amministrarne, per così dire, l'eredità materiale e spirituale, perché si scomodò addirittura lo Stato con un regio decreto per ricordare Oriani. È storia molto lunga che non posso raccontarvi oggi, ma che se avete voglia di approfondire vi racconterò volentieri se qualcuno di voi vorrà venire a trovarmi a visitare la biblioteca. Tra i compiti statutari dell'ente Casa di Oriani vi era quello di dar vita a una biblioteca di studi storici, che nasce come raccolta bibliografica nel 1927, quindi 3 anni dopo l'istituzione dell'ente, come biblioteca Mussolini, dislocata inizialmente in un ramo della biblioteca Classense e poi dal settembre del 1936 nella attuale palazzina di via Corrado Ricci, inaugurata nell'ambito della ristrutturazione della zona dantesca. Il perché viene immaginata e realizzata lì è altra storia molto interessante che non vi posso raccontare.
La biblioteca Mussolini aveva come compito statutario quello di acquisire e di conservare tutto quello che in Italia e nel mondo veniva pubblicato sul fascismo. Questo vuol dire anche i libri antifascisti o afascisti, perché a loro modo parlavano del fascismo. Naturalmente poi quei libri non venivano dati a prestito, ma potevano essere consultati solo eccezionalmente da studiosi di comprovata fede in sede. Questo ha fatto sì che tra il 1927 e il 1943 si sia accumulato nella biblioteca un patrimonio straordinario, un patrimonio librario straordinario sulla storia del fascismo e in generale sulla storia politica, sociale, economica, culturale dell'Italia fra le due guerre. Parliamo di un patrimonio, quindi quello, il nucleo storico della biblioteca, di oltre 20.000 monografie, quasi 2.000 opuscoli di letteratura grigia e 284 riviste periodici complete. E questo ha fatto sì che tutti, si tratta di un patrimonio unico non solo in Italia ma al mondo, purtroppo non adeguatamente conosciuto neanche a Ravenna, che ha fatto sì che tutti i grandi studiosi italiani e internazionali del fascismo siano passati almeno una volta dalla Biblioteca Oriani. Del resto vi ricordo che ci piaccia o non ci piaccia, il periodo fascista, il ventennio fascista è forse insieme, forse a un po' al Risorgimento, l'unico aspetto della storia contemporanea italiana che viene realmente studiato fuori dai nostri libri. Dopo la liberazione, la biblioteca ovviamente non può più chiamarsi Biblioteca Mussolini, si chiamerà quindi Biblioteca di Storia Contemporanea Alfredo Oriani, e questa è una curiosità di per sé, perché la Biblioteca Oriani è stata forse la prima a fregiarsi di questo titolo, quando ancora la storia contemporanea non era un insegnamento universitario, perché la storia contemporanea diventa insegnamento universitario con Giovanni Spadolini all'Istituto Cesare Alfieri di Firenze all'inizio degli anni 60 dello scorso secolo. Prima esistevano Storia Moderna 1 e Storia Moderna 2. La storia contemporanea non era considerata materia di insegnamento. Qui lo dico e qui lo nego, negli anni la Biblioteca di Storia Contemporanea Oriani è diventata la più importante biblioteca di storia contemporanea d'Italia, anche della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma. Se ci riferiamo naturalmente all'ambito strettamente specialistico della storia contemporanea, quindi non voglio naturalmente mettermi alla pari della Biblioteca Caetano, ci mancherebbe. Nel nostro ristretto ambito specialistico siamo, con le nostre poche forze, l'istituto probabilmente più importante in Italia, cosa comprovata anche dal grandissimo volume di prestiti interbibliotecari che facciamo non soltanto in Italia. Patrimonio corrente costituito da circa 180.000 volumi, escludendo, ripeto, il nucleo storico della biblioteca Mussolini. La Fondazione Casa di Oriani è quindi un'istituzione culturale che opera nell'ambito della storia contemporanea, degli studi politici e sociali, e cosa fa? Promuove convegni, ricerche, presentazioni di libri, promuoviamo e coordiniamo tra le altre cose la rivista quadrimestrale di storia contemporanea, memoria e ricerca, giunta proprio nel 2022 al 30° anno di vita, che è in fascia A ed è una delle più importanti riviste di storia contemporanea a livello europeo. Oltre al patrimonio bibliografico conserviamo dei fondi archivistici di grande importanza per la storia politica del territorio,
ricordo l'archivio della Federazione Provinciale del Partito Comunista Italiano dal 1943 al 1962, l'archivio della Camera del Lavoro di Ravenna, quindi della CGIL di Ravenna, l'archivio della Federazione Provinciale della UIL di Ravenna e altri fondi minori. Questi nostri fondi archivistici sono conservati in un centro, Centro Archivi del Novecento di Ravenna, che si trova in via di Roma dal 2007, insieme ai fondi archivistici dell'Istituto Storico, dell'Istituto Provinciale della Resistenza, nell'idea molto bella in origine, che poi ha avuto diciamo qualche problema a realizzarsi concretamente, ma che insomma rimane una bella idea, di creare un unico polo del archivistico del Novecento, ravennate. Oltre a questi fondi fotografici altrettanto importanti, ne ricordo uno in particolar modo, il fondo Ulderico David, fotografo ravennate sui primi anni del fascismo a Ravenna, e oltre naturalmente ai fondi archivistici che riguardano Alfredo Oriani, e ad uno che diciamo così esula dalla mission istituzionale vera e propria della fondazione, ma che qui non posso farvi naturalmente anche se parlare della storia, ma che comunque si trova da noi e che gli amici classensi conoscono bene, che è il fondo Olindo Guerrini, il grande poeta, autore dialettale, non solo, ma prevalentemente dialettale, autore dei sonetti romagnoli, di cui noi in Oriani conserviamo gli autografi originali. Ho parlato anche troppo. Allora, visto che il nostro compito qui è quello di presentare, diciamo così, l'offerta culturale della città, ma anche di scendere nel concreto, mi corre obbligo dirvi che noi siamo una importante, luminosa realtà culturale, ma anche molto piccola. Siamo pesantemente sotto organico, possiamo diventare oramai a livelli quasi imbarazzanti, e quindi noi siamo ben disposti ad aprire alla collaborazione con l'Alma Mater. Del resto lo abbiamo fatto in passato, non quanto avremmo voluto, proprio per i problemi che ho appena detto. Abbiamo avuto sicuramente una vostra vicinante laureanda che si è occupata del riordino di un piccolo fondo intitolato a Giovanna Bosi Maramotti, che è stata presidente dell'allora ente Casa Giuliani, molto importante della cultura ravennate degli anni soprattutto 60, 70, 80 dello scorso secolo. È stata parlamentare del Partito Comunista, assessora alla cultura del Comune di Ravenna per molti anni. A lei si deve tra l'altro lo sviluppo della grande stagione teatrale ravennate negli anni 70. Ecco, il figlio ci ha conferito le carte della madre, che abbiamo recentemente appunto fatto ordinare, inventariare da una vostra laureanda. In passato ne abbiamo avuta un'altra che si è occupata invece di un piccolo progetto di digitalizzazione di testi di argomento dantesco, dei testi novecenteschi di argomento dantesco conservati nella biblioteca Mussolini. Ecco, io immaginerei per un futuro, fidando nelle nostre poche forze, ma nel nostro grande spirito di iniziativa, degli altri percorsi di questo tipo, soprattutto nell'ambito, nel campo della digitalizzazione, perché il nostro obiettivo da qui ai prossimi anni, fidando anche nelle opportunità che si stanno aprendo ora con il PNRR, tutto bene, con tutte le consonanti giuste,
e anche seguendo gli stimoli che vengono dalla stessa regione Emilia-Romagna, sarebbe quello di arrivare gradualmente alla digitalizzazione più o meno completa di tutto il patrimonio della biblioteca Mussolini. Quindi io vi rinnovo l'invito, se vi va, se volete approfondire, di venirmi a trovare in via Corrado Ricci, magari chiedendo prima un appuntamento, perché quel giorno potrei non esserci, e di rifletterci se qualcuno di voi ha una particolare predilezione per la storia contemporanea, perché questo rappresenta a Ravenna una opportunità. Ci tengo a dire, visto che qui c'è una collega della Classenza, una cosa che mi fa molto piacere e che ricordo sempre: Ravenna è uno straordinario polo bibliotecario, perché non esiste soltanto la biblioteca Classenza, che è un'istituzione culturale altissima, ma anche perché esiste la biblioteca Oriani, e insieme la biblioteca Classenza e la biblioteca Oriani costituiscono, credo di poterlo dire senza tema di smentita, un polo bibliotecario assolutamente unico in Italia. Non c'è a Roma, a Torino, a Milano, a Firenze, c'è a Ravenna. Questa è secondo me una grande ricchezza per la città, forse non particolarmente conosciuta dagli stessi ravennesi. Grazie, una grande ricchezza. Grazie a voi. E una grande ricchezza anche per il Dipartimento di Beni Culturali e per il nostro corso di laurea. Quindi dobbiamo tutti cercare di fare il nostro per cogliere questa opportunità. Allora, in questa sessione, oltre alle istituzioni con le quali abbiamo già in atto rapporti consolidati, sono presenti anche delle istituzioni con le quali ci auguriamo di poter intraprendere nuovi percorsi, tirocini, studi per tesi. Chiamo quindi al tavolo la dottoressa Anna Maria Storace, direttrice dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Verdi, sempre qui di Ravenna, e le lascio il posto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sì, assolutamente. Ricordo poi che la prima sessione alle 11.20 si interromperà per una ventina di minuti per un corso breve. Grazie per l'invito. Non sono una specialista del settore, per cui prenderò a prestito alcune testimonianze per inserirmi nel contesto in cui mi trovo. L'Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi di Ravenna è un'istituzione storica della città musicale, ha più di due secoli di storia. Qui presente c'è anche la collega dell'Accademia di Belle Arti, condividiamo questa lunga storia all'interno tra le istituzioni cittadine, e che si appresta a diventare statale nel giro di pochi mesi. È una certezza, perché comunque tutte le procedure sono state comunque già espletate, e mancano alcune dinamiche pratiche, insomma, insieme ad un accordo con l'istituzione, l'accordo tra Stato, istituzione e enti locali, e il passaggio, insomma, tutte le procedure di passaggio. È un'istituzione che deve recuperare molte cose, anche in questo campo. È un'istituzione che, l'Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi di Ravenna, ultimamente ha avuto un grande impulso, grazie anche al processo di statizzazione, per cui sono aumentati i dipartimenti, sono aumentati i corsi di studio, e la biblioteca è un ambito in cui io credo, spero si potrà fare qualcosa, perché siamo un po' indietro. La situazione è molto complessa, perché
perché oltre ai problemi delle biblioteche si aggiunge la caratteristica del patrimonio musicale, che è molto specialistico e che ha al suo interno anche delle criticità notevoli legate per esempio al problema del diritto d'autore. Io non posso esprimere i miei pareri personali, però lo farò. Allora, vi descrivo un attimo la nostra biblioteca, il cui docente bibliotecario è Flavio Zonna, con l'ospite che mi ha preceduto, è il figlio di Giovanna Bosi Maramozzi, che non è qui in questo momento, docente di biblioteconomia da noi al conservatorio virgolettato, perché si fa prima dire conservatorio piuttosto che istituto superiore di studi musicali, si fa la stessa cosa. Allora, la biblioteca dell'Istituto Superiore di Studi Musicali conta un importante posseduto per la grande maggioranza di musica stampa. Presenta poi un fondo antico con alcuni documenti di particolare pregio, lascito della precedente Accademia Filarmonica. La riorganizzazione della biblioteca, avvenuta nel 2019 in base all'adeguamento alla normativa antincendio, ha comportato la divisione del posseduto in locali diversi dell'istituto. La sala dedicata ad essa è ora anche aula di lezione. E altro materiale conservato in un'aula insegnanti, il caffalatore chiuso, soprattutto periodici ma anche spartiti. Questa è una prima criticità, un problema spazio. Il posseduto comprende musica stampa, testi di musicologia, manuali di teoria musicale, armonia e contrappunto, storia della musica, importanti opere enciclopediche come il Deum, il Grove, il dizionario di Petit. Nel corso degli anni il pregio della biblioteca ha compiuto un ulteriore salto di qualità con l'acquisto di fondamentali reperti bibliografici, opere complete, il citato New Grove, l'opera Omnia di Mozart, e vabbè, insomma, adesso io non voglio allungare. C'è attenzione alle edizioni straniere, acquistate sempre compatibilmente con il fondo a disposizione, e non vengono trascurate le esigenze di studio e consultazioni riguardanti i terreni limitrofi, ad esempio strada del teatro e altri ambienti. Dunque, si tratta, teniamo naturalmente a mantenere la nostra caratteristica identità di biblioteca fortemente specializzata. Gli acquisti sono programmati nell'ambito di un polo bibliotecario importante quale quello di Romagnolo. Siamo stati la prima biblioteca musicale ad entrare in polo. Un riferimento particolare va fatto al fondo antico, conservato in un armadio blindato. Fra i manoscritti custoditi si segnalano in primo luogo quelli di musiche rossiniane, fra cui spicca il Gracias con cori autografo. Si tratta di una parte della messa di Ravenna che Rossini scrisse nel 1808, quando frequentava l'amico e mecenate Agostino Priossi, facoltoso possidente ravennate e dilettante di contrabbasso. La messa è conservata nella sua interezza all'archivio arcivescovile ravennate. Oltre a Grazia sono presenti manoscritti non autografi di due sinfonie giovanili rossiniane, anch'esse composte nel periodo ravennate, la sinfonia scritta al Convento e la sinfonia obbligata a contrabbasso. Non risulta che esistano altrove copie delle medesime che sono state edite dalla casa editrice Carisch in Milano in occasione del bicentenario della nascita di Rossini e successivamente dalla Fondazione Rossini di Pesaro, con la quale la nostra biblioteca ha rapporti periodici e proficui. Tra le carte del fondo antico si segnala inoltre un autografo di Francesco Balilla Fratella, musicista romagnolo di rilievo nazionale. L'autografo era nell'armadio della classe di violino, insieme ad altre numerose musiche all'esame delle medesime. Riconobbi subito la grafia di Pratella, queste sono parole del nostro docente bibliotecario. Il fondo antico della biblioteca ha le sue radici nella lunga storia dell'istituto, nato nel 1826 con nome di Accademia dei Filarmonici, municipalizzata nel 1873 ed intitolata Giuseppe Verdi nel 1901, anno della morte del compositore. Va bene, non mi dilungo. La biblioteca consta di 14.000 numeri, diciamo. Noi siamo, abbiamo bisogno, dobbiamo completare l'informatizzazione del patrimonio, del nostro patrimonio. Quindi questo è un obiettivo
a medio, anzi brevissimo termine a cui dovremmo, diciamo, dare corso. E non parlo della digitalizzazione perché sarebbe forse troppo avanti, ma la base. Esatto, e poi quindi questo potrebbe anche essere, diciamo, un progetto sul quale lavorare con il leader, insomma, lavorare insieme. Ci sarebbe, secondo me, anche collegato un ragionamento sullo scarto editoriale, e qui mi butterei, spero non me le vogliate, il problema, diciamo, della conservazione va anche di pari passo col problema dei luoghi, del posto, effettivamente un bilanciamento con quello che comunque può essere un'esigenza, insomma, dobbiamo un pochino mediare. Io non voglio... Per fare una ricognizione un po' dei fondi e dei volumi. Sì, esatto, questo è un argomento che non potrebbe creare qualche problema, comunque, perché non tutti hanno la stessa... Forse ci sono dei parametri condivisi. Ci sono dei parametri, no? La progettazione sarà sicuramente... L'altro aspetto che vorrei segnalare è che comunque il nostro patrimonio è di proprietà dell'amministrazione comunale, per il 90%, perché da quando siamo diventati istituzione autonoma, chiaramente la nostra storia poi comincia da lì, come noi siamo diventati istituzione autonoma 3 anni fa, e quindi da quel momento... Quando dici per il 90% riferito al patrimonio librario esercitato o dici in generale patrimoniale? Dunque, patrimoniale in generale, perché anche ovviamente strumentazione per il momento, sì. Anche se ultimamente, diciamo, con la statizzazione sono utili molti strumenti, molta strumentazione, quindi diciamo che lo Stato ha investito su questa istituzione. Quindi, però per quanto riguarda il patrimonio librario, mi riferisco, credo, sostanzialmente il tema di smentita, che la quasi totalità è esatto. Vi leggo quest'altro contributo, che sarebbe invece il problema, cioè è una cosa positiva, è una lettera del presidente di AML Italia, scritta alla conferenza dei direttori dei conservatori italiani, perché è in atto un ampliamento dell'organico all'interno dei conservatori italiani, e da qui anche ovviamente l'organico per le biblioteche. All'interno, nel panorama, insomma, di tutti i conservatori, chiaramente le differenze sono enormi. Se pensiamo alle biblioteche di conservatori come Milano, Napoli, hanno un patrimonio artistico incalcolabile. Chiaramente le biblioteche di conservatori più piccoli hanno una funzione ovviamente didattica e una funzione di ricerca per quello che può essere il loro patrimonio, però è emerso il problema di regolamentare le figure. Quindi dice: l'attuale situazione dei conservatori, conseguente all'aumento degli organici deliberati dalle nostre istituzioni, sta offrendo finalmente un'occasione per iniziare a confrontare la ben nota problematica dell'organizzazione e gestione delle biblioteche, con la possibilità di aggiungere nuove figure professionali qualificate da affiancare alle esistenti, quasi ovunque rappresentate attualmente dal solo bibliotecario docente di bibliografia musicale, codi anni 01, e solo in rari casi dal collaboratore di biblioteca. L'inserimento di queste nuove figure deliberate, direttore di biblioteca, collaboratore di biblioteca, assistente, come noto, sono ancora in attesa di definizione nelle declaratorie del contratto collettivo nazionale. Tra parentesi, è in atto comunque anche l'assimilazione del comparto AFAM, che è l'alta formazione artistico musicale, all'università, e quindi adesso qui parliamo di contratto collettivo, ma insomma va bene. In merito vi sono già stati alcuni confronti costruttivi richiesti alla nostra associazione dal Ministero nella persona del dottor Comunà. Tali figure, in particolare quella di collaboratore di biblioteca, deliberata da molti conservatori, devono condividere quelle caratteristiche di qualificata formazione e competenza che contraddistinguono a livello nazionale e internazionale la professione bibliotecaria in ogni suo settore e aspetto, cui si aggiungono evidentemente le imprescindibili competenze di ambito musicale. Insomma, è allo studio, diciamo, la formulazione di bandi tipo
per queste figure, perché abbiamo riscontrato, alcune sono già usciti e sono stati un po' anche oggetto di perplessità per diciamo i requisiti professionali competenze che sono state richieste. Ecco, quindi cioè, è in atto, lo dico, questo è interessante per voi. Sì, perché penso che poi anche all'Associazione Italiana Biblioteche interessi comunque monitorare, cercare di guidare anche in esatto. accompagnamento, non soltanto questo il contratto, questo tipo di reclutamento, perché poi era anche questa è una questione che è stata molto sentita, dibattuta, noi insomma, abbiamo avuto modo come soci AIB di vedere che è stata portata insomma, all'attenzione della comunità. Questa, nella specificità della, diciamo, del settore della musica, insomma, questo è... Ricordo che c'era anche molto spesso il professor Solini sul tema delle biblioteche dei conservatori, c'è stato anche tra l'altro un altro interessante convegno promosso e organizzato dal professor Di Domenico con una pubblicazione cioè sulle biblioteche degli istituti musicali, tra l'altro prima vi ho fatto vedere biblioteche.it, c'è stata una bella recensione pubblicata lì a questo volume per mano di Vinto Fabrice, un esperto musicologo, quindi insomma è un tema che è noto. Alla ribalta, certo, sentito, e che comunque adesso con questa spinta dell'ampliamento degli organici e una differenziazione della figura del direttore di biblioteca dal docente bibliotecario comunque, ecco, che sono comunque cose... Sì, che è una criticità, che certe figure di bibliotecario specialistico purtroppo incontrano penso a quelle delle biblioteche scolastiche, mi sembra che vadano di pari passo in questo senso. E comunque chiaramente è a monte è sempre stato un problema anche di carenza di mezzi, forse di trascuratezza, come sempre quando si rompe qualcosa e poi non c'è continuità, poi dopo a riprendere il filo. L'altra cosa, ci vuole impegno. E poi concludo, è comunque la grandissima criticità data dalla normativa sul diritto d'autore, che alcuni, anche all'interno del settore, interpretano in maniera molto restrittiva, per cui non si può prestare nulla, no? Sì, d'altronde è una normativa che tipo ha avuto piccoli aggiustamenti, insomma, risale al 1941, esatto, la legge. Ma diciamo che ci sono degli aspetti che si prestano a interpretazione più che ad applicazione, e nel dubbio l'altra parte di solito si tutela per quanto può, per non cadere in errore, insomma, poi vedo anche lì le componenti sono tante, non è soltanto quella giuridica, ma è anche quella economica che entra in gioco, quindi lì le cose si complicano un po'. Sì, però anche all'interno degli specialisti, insomma, delle persone, del personale del specifico, ci sono interpretazioni veramente specifiche, che non so adesso come mi autorizza a leggere, io ho avuto un carteggio che dobbiamo cominciare a stringere con Gianfranco Merizzi, il direttore, il responsabile della che appunto parteggia ovviamente per una lettura, dice l'articolo 68-69 della legge va inteso come eccezione, va risiede nella parte di legge dedicata alle eccezioni. Comunque se non possiamo fare niente, se non è possibile fare niente, cioè forse meglio non averle, non lo so. Fare niente no, insomma, bisogna come dire confrontarsi poi, no, sono tante cercare cose da di cambiare, non agire sì. Magari da soli, ma confrontarsi anche con altre realtà che hanno... Cioè anche per il che hanno una gestione simile, che hanno esigenze sì. simili, appunto con i professionisti, con le varie figure implicate, assolutamente sì. trovare la soluzione. Per il repertorio contemporaneo chiaramente deve essere distinto il problema dello studio delle opere dal problema del copyright, ma anche all'interno delle istituzioni di formazione. Se non possiamo studiare questi repertori, poi non verranno neanche eseguiti e quindi questo bisognerebbe differenziare appunto questo programma. Io vi lascio. Sì, grazie. Esatto. Lì poi a monte vanno controllate le procedure fin dall'inizio.
grazie perché ha sollevato alcuni aspetti interessanti che ahimè non meritano magari la superficialità con cui siamo costretti per motivi di tempo a recepirli e ad affrontarli. Però ritengo che sia un'occasione anche di segnalazione rispetto a questi problemi interessante, perché comunque mettono in luce non soltanto appunto le criticità, ma anche le difficoltà di alcune istituzioni ad affrontare quelli che poi sono i servizi, quindi comunque sono il perno delle realtà culturali, perché le biblioteche esistono sicuramente per il loro patrimonio, ma diventeranno fruibili soltanto se attraverso dei professionisti, attraverso dei servizi, questo patrimonio potrà essere messo in circolo ovviamente. E quindi sono sicuramente aspetti che ci interessano, che interessano anche la formazione, sicuramente le associazioni, insomma anche per le associazioni queste sono situazioni di recepimento delle problematiche, insomma, da portare in discussione in approfondimento, quindi assolutamente era congruente quello che ha detto, insomma, non si deve sentire in difficoltà. Adesso chiamo al tavolo don Lorenzo Rossini, responsabile dell'ufficio beni culturali dell'arcidiocesi di Ravenna, quindi di tutto il patrimonio, che ringrazio anche in questo caso, insomma spero che, ecco, che sia un'occasione questa di partenza. Deve condividere? Sì, forse l'aveva già caricato. È già aperto? No, l'apro. Quindi prima devo condividere, non so come sta. Facciamo partire, qui da qua, come lo vedete, di lato. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito che avete rivolto alla diocesi. Quando si parla di diocesi di Ravenna e dei beni culturali della diocesi di Ravenna, il primo pensiero ovviamente viene ai monumenti, alle basiliche, ai 5 monumenti UNESCO che la diocesi custodisce e che mette a disposizione. Ma il patrimonio culturale diocesano non sono soltanto i mosaici, ma in modo particolare in questo momento voglio un attimo dare uno sguardo al nuovo polo culturale che è nato un anno fa praticamente, quando è stata inaugurata la nuova sede dell'archivio della biblioteca arcivescovile, un patrimonio legato all'aspetto documentale. Dico proprio due parole sia sulla biblioteca diocesana che sull'archivio arcivescovile e poi guardiamo un attimo alle prospettive. Una premessa che voglio fare è che l'arcidiocesi ha già in corso delle convenzioni con l'Università dei beni culturali, soprattutto per quanto riguarda il restauro, e già dei laboratori, e già delle cantieri aperti, soprattutto nella Basilica, in questo momento nella Basilica di Santa Apollinare Nuovo, dove l'Università sta dando una collaborazione enorme per la ristrutturazione di una delle cappelle laterali. Siamo alla firma di una convenzione con l'Università, il Polo Beni Culturali e l'Università Pontificia Gregoriana di Roma, per poter anche aprire, diciamo, a tre istituzioni il campo del tirocinio, il campo delle tesi, la possibilità di avere anche con l'istituzione romana una possibilità di scambio non soltanto di informazioni, ma anche di scambio di competenze. La biblioteca diocesana nasce nel 2011, è relativamente recente, nasce nel 2011 nel senso che viene istituita una nuova istituzione che è appunto la biblioteca diocesana, che diventa il contenitore di fondi già esistenti, il fondo della biblioteca del seminario diocesano che racchiude testi a partire dal 1567,
principalmente legati, come dice la parola stessa, alla formazione, al seminario, alla formazione di sacerdoti. Il fondo della biblioteca arcivescovile, un pelo più recente, dal 1645, era la biblioteca personale degli arcivescovi di Ravenna, insieme ad altri testi legati comunque alla diocesi. E una buona parte di fondi provenienti da donazioni, dall'asciti, in modo particolare ovviamente da sacerdoti, per un totale circa di 90.000 volumi. Le tematiche principali, ovviamente, essendo una biblioteca di un istituto religioso, riguardano l'aspetto religioso, quindi la teologia, la sacra scrittura, la patrologia, la geografia, la storia e le vite dei santi, il diritto canonico, l'ecumenismo, le religioni, la spiritualità, la dottrina sociale della Chiesa, l'arte cristiana e la musica, in modo particolare ovviamente la musica liturgica, la musica sacra. Che cosa propone oggi la Biblioteca Diocesana? Consultazione, ovviamente, prestiti, ricerca. È un'istituzione aperta ovviamente a tutti coloro che necessitano di consultare testi specifici in quest'ambito, prestiti di libri e ricerca per tesi e per studi specifici. La novità rispetto alla, diciamo, alla sede precedente è stata l'apertura di un'aula studio per gli studenti universitari e anche degli ultimi due anni delle superiori, con 32 posti studio, ovviamente con i servizi di un'aula studio, il wifi, il servizio fotocopie e la prenotazione del posto online, poi grazie anche a un'implementazione informatica che è stata fatta. Questi sono semplicemente gli orari dell'aula studio e della biblioteca. Per quanto invece riguarda l'archivio, che forse è la cosa un po' più significativa, perché ci viene sempre detto, io lo prendo per vero, nel senso che io non sono un addetto ai lavori, faccio un altro lavoro come primo ovviamente, sono parroco di una parrocchia, è un servizio che faccio, il seguire ovviamente i beni culturali, l'archivio e la biblioteca, che il nostro archivio è l'archivio più antico del mondo occidentale e di fatto il documento più antico che conserviamo è del 3 giugno del 557, dove viene riportato il nome di Giustiniano. Viene da dire, ma ci sono altri archivi più antichi, beh, il Vaticano a Roma, sarebbe stato più antico se non ci fossero state ovviamente le incursioni, i barbari, i saccheggi, i sacchi di Roma e compagnia bella, quindi possiamo gloriarci di questa cosa in maniera molto semplice e molto serena. Papiri, qua, dal 578 all'819, circa 14.000 pergamene dal 783 al 1972, circa 800 mappe dal XVI al XX secolo. Una particolarità sono i registri parrocchiali, i registri dei sacramenti, dalla scoperta dell'America dal 1492 ad oggi. Le sacre visite, cioè le relazioni che gli archivescovi e le commissioni preposte andavano a fare nelle varie parrocchie della diocesi, andavano nelle visite pastorali, quindi circa 200 registri dove venivano annotate queste visite pastorali dal 1545 fino ad oggi. Una caratteristica, mi leggo al discorso della dottoressa Storaci prima di me, è l'archivio della cappella musicale della cattedrale, con documenti dal XVI secolo fino ad oggi. Poi varie miscellanee di documenti. Cos'è l'archivio? Qual è l'attività principale dell'archivio oggi? Ricerche storiche, riordini di questi documenti, conservazione, restauro, studi particolari, monografici e ultimamente, con l'apertura della nuova sede, anche la possibilità di periodiche visite guidate, possibilità di far vedere completamente il nostro patrimonio. Agli studenti
possiamo proporre tirocini di riordino di elenchi, di inventari, tesi di laurea sugli inventari stessi, sul fondo musicale, laboratori di archivistica. Ultimamente l'ultimo lavoro che è stato fatto da uno studente, un sacerdote, uno studente di beni culturali alla Gregoria, ha fatto la triennale di Ravenna, poi la magistrale alla Pontificia Università Gregoriana, ha prodotto una tesi importante sull'episcopato del vescovo Codronchi sotto, diciamo, il periodo napoleonico, un lavoro di ricerca capillare su questo periodo ha prodotto una tesi importante che la diocesi ha pubblicato proprio in questi giorni con un volume edizione lungo sulla politica dei beni culturali dell'arcivescovo Codronchi a Ravenna. Veramente interessante perché ci dà uno sguardo storico su un periodo storico particolare, periodo dell'occupazione napoleonica, con una visione diversa della politica dell'arcivescovo Codronchi. Se qualcuno ha piacere di approfondire, ci sono modi per poterlo fare, presenteremo poi il frutto di questo studio anche nei prossimi studi. Questo per dire che l'istituzione diocesi è disponibilissima a qualsiasi tipo di collaborazione, come è già in corso e come speriamo poter continuare, poter iniziare. L'ambito culturale specifico della biblioteca e dell'archivio permette un campo aperto, un campo molto interessante, ma anche con tante possibilità di intervento. I riferimenti, poi c'è bisogno di dirvi una cosa, una sottolineatura e poi concludo, è il trasloco dalla vecchia sede alla sede nuova, è un anno che è aperta, l'invito è quello di anche semplicemente venire a vedere gli ambienti, venire a vedere le collezioni, venire a vedere l'aula studio, anche per venire a vedere che penso sia fondamentale sottolineare questa cosa, che dietro alle nostre istituzioni, dietro alle istituzioni di oggi, biblioteca, archivio, ma dietro alle istituzioni di qualsiasi istituzione, ci sono delle persone che lavorano, ci sono dei volti, ci sono delle disponibilità, ci sono delle collaborazioni, ci sono delle capacità umane che in questo tempo in cui siamo sempre più dietro a un monitor, perché ci è impedito di incontrarci direttamente, forse questo aspetto viene sottolineato meno. Invece penso sia la cosa fondamentale, almeno la missione, ovviamente la missione dell'istituzione ecclesiastica è questa, la relazione umana, la promozione della relazione umana, quindi il dire che dietro tutto questo ci sono delle persone che si impegnano, che lavorano con delle competenze, con delle disponibilità, a volte anche non scontate, è un valore aggiunto che come istituzione diocesi abbiamo e che vogliamo comunicare, che vogliamo condividere, che vogliamo anche valorizzare. Grazie. Grazie. Ringraziamo Don Lorenzo Rossini per queste bellissime parole, che, con le quali non soltanto apre la collaborazione, ma accoglie tutti noi docenti, tutti noi ricercatori e insomma, anche gli studenti in questa nuova biblioteca. Tra l'altro avrete visto dalle immagini, insomma, assolutamente accogliente. Abbiamo una piccola sistemazione del microfono, intanto invito al tavolo la dottoressa Babini, direttrice dell'Accademia delle Belle Arti di Ravenna, grazie anche a lei per aver aderito a questo nostro invito, un'altra istituzione alla quale speriamo di poter fare riferimento come scienza, come ho molto da dire su questo, di incentivare la collaborazione. Vediamo un po' se il microfono
compare solo uno. Sì. Non tanto per la sala, ma cambiare solo da remoto. Fa sempre quelle. Neanche un punto adesso. Non so, che qua non funziona più il microfono. Prova. Allora, intanto dico a tutti che anticipiamo il coffee break a questo momento e che riprendiamo tra 20 minuti. Sì, ovviamente la dottoressa Ravini, che ringrazio per la pazienza, sarà la prima relatrice della sessione successiva coordinata dalla professoressa Lisa Tosi-Brandi. A fra poco. Buongiorno, riprendiamo la sessione. Ahia, con questo eco bello. C'è l'eco? Scusate, stiamo facendo prove. Secondo me perché qualcuno ha il microfono aperto. Allora, intanto chiediamo a chi è a casa di chiudere tutti gli audio, per favore. Ecco, già meglio. Era quello. L'eco veniva da... banalmente da una cosa molto semplice, da siamo arrivati alla seconda sessione, però alla prima sessione abbiamo avuto, come sapete tutti, un problema tecnico, quindi ci scusiamo per questo motivo, però siamo riusciti a risolvere e quindi do la parola alla professoressa Paola Babini dell'Accademia Belle Arti di Ravenna. Prego. Grazie. E ringrazio Fiammetta di avermi invitato, perché la storia dell'Accademia di Ravenna è una storia importante. E l'Accademia di Ravenna nasce nel 1829 e come l'Istituto Verdi sono le due istituzioni di alta formazione artistica e di scuola post-secondaria che nascono nella città prima anche dell'avvenuta dell'università, che devo dire molto più recente. Purtroppo l'Accademia negli anni, nonostante una storia estremamente importante che ha segnato anche la storia della città e la storia anche di istituzioni come la Classense o come altre istituzioni della città, perché appunto l'Accademia quando nasce nel 1829 per esempio ha prima sede proprio nella sede della Classense. Basta dire che l'attuale aula, l'attuale sala del mosaico che è stata restituita appunto da poco con un restauro, era la nostra prima sala espositiva e nonché inizio della Pinacoteca. E quindi appunto dicevo, sono chiaramente due istituzioni importantissime, purtroppo spesso sconosciute anche alla città stessa, per mille motivi, ci sono state un sacco di vicissitudini e di traslochi che non hanno aiutato anche a capire quanto patrimonio noi oggi ancora abbiamo e conserviamo, purtroppo non in una maniera adeguata rispetto appunto al patrimonio stesso della città. Le accademie in Italia da sempre hanno costituito i patrimoni artistici, basta dire che tutte anche le grandi pinacoteche e la stessa di Ravenna nascono proprio all'interno delle accademie. Basta dire che noi abbiamo oggi una gipsoteca di oltre 600 pezzi, tra cui molti pezzi del Canova. Pezzi del Canova vennero proprio acquistati direttamente dal laboratorio del Canova da Ignazio Sarti, che è stato il primo direttore dell'Accademia di Ravenna. E abbiamo avuto figure importantissime, da Vittorio Guaccimani a Giovanni Guerrini, che costituirono nel 1924 la scuola di mosaico.
vocazione naturale di questa città, ma intuizione molto importante, anche perché allora diede origine a quello che era un progetto di restauro anche dei mosaici bizantini e dei nostri mosaici importanti della città. E da lì nacque un patrimonio importantissimo dei cartoni per il mosaico, realizzati proprio per studiare il restauro stesso di queste nostre opere importanti. E purtroppo questi cartoni ad oggi non sono ancora archiviati e avrebbero proprio necessità di essere catalogati per poterli anche fruire, per poterli mettere a disposizione di chi richiede anche questi materiali per motivi di studio, per motivi di mostre, per mille motivi. Vorrei anche sottolineare che noi già da diversi anni collaboriamo invece con la facoltà di beni culturali con grande piacere, con grande interesse, ed è una situazione che io ho fortemente caldeggiato, perché i ragazzi che sono arrivati da noi in tirocinio formativo o in tirocinio curricolare sono stati particolarmente preziosi proprio per poter anche riordinare semplicemente questo prezioso materiale che noi abbiamo e che non è mai stato in qualche modo valorizzato. Questo perché purtroppo l'Accademia nel 99 fu trasferita dalla loggetta lombardesca, oggi attuale MAR, in Via delle Industrie. Quindi un luogo decentrato, un luogo che comunque è fuori dalle traiettorie del centro storico. E lo stesso materiale storico, paradossalmente, non era neanche stato messo in situazioni di sicurezza in un certo senso. E quindi grazie all'appoggio di una dirigente che è stata piuttosto illuminata, siamo riusciti comunque a destinare uno spazio soprattutto al materiale cartaceo che noi abbiamo, e quando parlo di materiale cartaceo parlo di archivi magari proprio di documenti storici, ma anche di un meraviglioso fondo di manifesti pubblicitari dei primi del Novecento. Questo è un materiale interessantissimo, materiale di studio interessante anche per voi, per poter creare dei progetti di vario genere, oltre che progetti di restauro, ma anche e soprattutto appunto progetti di valorizzazione. Quindi abbiamo una necessità estrema di collaborazione con il Dipartimento, con la vostra facoltà. Altri due progetti molto interessanti che si sono avviati negli ultimi anni sono due progetti destinati a ragazzi laureati appunto alla facoltà di beni culturali, legati alle ricerche specifiche su artisti che sono stati docenti dell'Accademia, che hanno costituito fondi di materiale artistico, in questo caso pittori, e dove si sono destinati anche premi di laurea per quei ragazzi. E quindi ecco, la collaborazione è fondamentale. E mi chiedo, anzi io continuo sempre a sollecitare la presenza di tirocini formativi, proprio perché oggi abbiamo anche ricevuto un grande fondo dal MIBACT per poter proprio restaurare e riorganizzare il nostro materiale, e quindi figure professionali con specifiche competenze possono essere inserite in questo progetto. Quindi, e mi chiedo perché invece in questo momento siano stati bloccati quelli che sono proprio i tirocini formativi. Mi dicevano dal comune che non è possibile avere altri tirocini, probabilmente è un problema di riorganizzazione, non capisco, però io proprio vorrei sollecitare moltissimo la continuità di questi progetti, perché è fondamentale la collaborazione in questo senso. Forse non dipende dall'università, ma dipende dalla vostra amministrazione, mi chiedo? No, mi hanno detto che dipendeva da una direzione del rettore, non ho capito bene la faccenda. Del rettore? Del rettore. Del rettore, anzi, non so, è una situazione. Comunque ve lo sollecito, perché questa è la risposta che mi hanno dato da chi si occupa di tirocini all'interno dell'amministrazione e probabilmente delle politiche universitarie. No, anche perché noi abbiamo investito. No, in questo momento per noi sarebbe fondamentale. E le figure specifiche sono proprio quelle che
laureate voi con le specificità che sono perfettamente compatibili con i profili che noi richiediamo per poter cercare di ripristinare proprio questa storia e questo materiale. Quindi questo era un inciso che ci tenevo a chiarire e a verificare perché è piuttosto importante. Vi dicevo appunto il patrimonio. Oltre ai manifesti ci sono centinaia di incisioni, avendo noi un corso di arte calcografica, centinaia di incisioni, quindi materiale artistico, che anche in questo caso è un materiale fragile perché sono appunto carte, e che va assolutamente catalogato. Per quanto riguarda la biblioteca, chiaramente la biblioteca dell'Accademia di Belle Arti è una biblioteca storica molto specializzata in ambito artistico. Per fortuna ad oggi è stata completamente riordinata ed è uno spazio fondamentale per noi che siamo comunque così piuttosto decentrati rispetto al centro, perché è un luogo di aggregazione per gli studenti, c'è la possibilità di studiare cataloghi d'arte, materiale importante, che devo dire proprio in questo caso è stato invece perfettamente riordinato. La biblioteca in rete viene gestita ad oggi da personale di una cooperativa che è collegata, penso, alla biblioteca Classense, quindi questo sicuramente è un servizio che ad oggi funziona, e invece è molto anche interessante che sia conosciuto dal vostro ambito, perché appunto abbiamo una quantità di libri, ma anche e soprattutto di intere collezioni di riviste importanti d'arte che hanno segnato veramente la storia. Per esempio sono tutte le riviste legate alla xilografia, Emporium, ci sono tutta una serie di materiali veramente preziosi. Quindi dicevo, il patrimonio è immenso, da sempre appunto questa è stata una forza italiana ed è fondamentale che venga portata avanti. Oggi siamo una delle 5 accademie storiche nel processo di statizzazione, come ha già anticipato la mia collega dell'Istituto Verdi. Questo speriamo che sia un punto di ripartenza di una scuola che oggi ha un indirizzo del mosaico ed è forse l'unica in Italia che ha questo indirizzo specifico, avendo recuperato anche dei linguaggi molto particolari come quelli per esempio della scuola del micromosaico, tanto che appunto abbiamo una docente che viene dalla scuola del Vaticano che ha intrapreso proprio un percorso sulla riqualificazione di questo antico linguaggio del micromosaico. La scuola di design del gioiello è un'altra scuola molto interessante, questo si collega anche al discorso che stavamo facendo con la professoressa per il discorso della moda, un corso importantissimo di design del gioiello portato a Ravenna negli anni 70 dallo scultore Gio Pomodoro, che attivò proprio questo corso di orificeria allora e che oggi è perfettamente interattivo col corso di micromosaico, quindi si stanno facendo molti progetti e soprattutto anche sbocchi professionali che si intrecciano moltissimo con quelle che sono appunto le attività, credo, anche dei beni culturali. Ecco, un altro aspetto che credo sia assolutamente importante rispetto alla città è che le pinacoteche, nelle pinacoteche, nella direzione delle pinacoteche, e ci siano figure che hanno veramente le competenze specifiche, e questo a volte forse non sempre succede, quindi credo che anche l'università su questo debba avere un occhio di attenzione, perché a volte poi in passaggi strani succede che si perdono queste specificità poi magari. Niente, questa è un po' la storia dell'Accademia, è una storia, dicevo, dove sono stati veramente presenti importanti personaggi. Ecco, rispetto al discorso delle biblioteche, siccome l'alta formazione nella provincia di Ravenna ha ben 3 istituzioni, appunto l'Accademia di Belle Arti a Ravenna, il Conservatorio, Istituto Verdi, oggi il Conservatorio a Ravenna, ma c'è anche l'ISIA di Faenza. E la cosa molto interessante dell'ISIA di Faenza, di cui io faccio parte tra l'altro del CDA, che ha costituito la biblioteca proprio un anno fa, proprio ha sentito la necessità di costituire una sua biblioteca. Quindi nuova nascita di questo spazio che acquisisce tra l'altro
volumi specifici legati al design, perché la specificità di quel corso è legato al design, alla storia del design. Tra l'altro la biblioteca sarà intitolata a breve ad Andrea Emiliani, grande storico dell'arte, quindi insomma credo sia un progetto interessante. Questo fa sì che si amplia sempre di più il rapporto tra appunto l'alta formazione, il settore AFAM e il mondo appunto delle professionalità che escono appunto dagli ambiti universitari e dalle situazioni dove non ci deve essere più questo confine, ma ci deve essere tanta relazione e tanta collaborazione. Io vorrei invitarvi a vedere anche il patrimonio dell'Accademia. Ad oggi i gessi, sapete che quest'anno ricorrono i 200 anni del Canova, e proprio abbiamo ricevuto la richiesta di prestiti per importanti mostre che ci saranno a Treviso, Bassano del Grappa e a Perugia dedicate a Canova, e hanno, e ci hanno richiesto proprio i nostri gessi per queste grandi mostre, quindi questo riconferma l'importanza della valorizzazione del patrimonio e della messa in sicurezza, perché purtroppo, come vi dicevo, i vari traslochi dalla Classense alla loggetta lombardesca, dalla loggetta lombardesca alla sede che abbiamo oggi e altro, ha fatto sì che il patrimonio, soprattutto anche quello cartaceo, è stato spesso tenuto in malo modo o messo insomma non certo in condizioni di sicurezza. Questo credo sia un aspetto importantissimo e niente, vorrei sempre di più stringere la collaborazione con voi per poter avere appunto figure professionali. Ecco, un'altra cosa molto importante è la schedatura di questo materiale ed è appunto la digitalizzazione. Le schede SIGEC vorremmo realizzarle a breve grazie proprio a questo contributo e quindi abbiamo proprio avuto in questi giorni un incontro anche con la soprintendenza, perché sarà necessario proprio dare incarichi specifici a figure che abbiano competenze in questo settore per poter appunto catalogare, creare le schede e rendere il materiale fruibile. Noi ci faremo portavoci. E spero, veramente mi fa piacere se vi informate su questo fatto dei tirocini. Ho mandato una mail. Perché io chiedevo proprio, chiedevo espressamente, ragazzi che escono. No, non so se la vostra amministrazione ha una... contingentato di tirocini da attivare. A me è stato risposto che no, noi assolutamente, perché comunque di questo viviamo naturalmente, quindi non abbiamo e per noi la filiera era proprio quella di attingere da cioè, se non da beni culturali. L'unico che ho io è che sia magari l'amministrazione che possa avere un numero contingentato di non questo è il team di quindi probabilmente sta continuando con la mia. Guarda, l'altro avevo invitato l'ufficio tirocini e ho visto che sono professore, ricominciamo con la seconda parte della sessione dedicata alle istituzioni. Invito al tavolo la dottoressa Antonella Mulè della Direzione Generali Archivi e chiedo ai relatori di stare entro i 15 minuti a loro disposizione, altrimenti non riusciamo poi a finire nei tempi previsti. Prego, dottoressa Mulè. E chiedo, scusate, anche chi è chi ci sta seguendo da Teams di spegnere i microfoni. Vediamo qualcuno col microfono acceso. Grazie. Ecco, buongiorno. Io adesso parlo a nome mio, mentre prima parlavo a nome dell'amministrazione, della direzione generale, in un certo senso adesso parlo a nome mio. Vuoi che ti dove lo trovo? Ah, faccio io, guarda. Tanto tu
Dunque, sì, in parte alcune delle cose che io volevo dire sono state già accennate e questo facilita il mio compito, che devo dirvi non è stato semplicissimo, perché andare a individuare quello che poteva essere interessante dirvi fra le tantissime cose di cui avrei potuto parlare in questa occasione è stata forse la, come dire, la maggiore difficoltà nel preparare questo intervento. Io ecco, ho voluto prendere questo titolo perché io penso che l'archivista sia in gran parte uno sconosciuto e quindi dare alcune indicazioni proprio molto concrete su quello che si fa mi è sembrata forse la cosa più utile. E la base di partenza, come è già stato detto dalla presidente dell'AIB, è l'articolo 9 del Codice dei Beni Culturali, quando si dice che tutti gli interventi operativi sui beni culturali devono essere svolti da personale, da professionisti in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale. Io in particolare parlerò evidentemente degli archivisti, del profilo professionale dell'archivista. Per cominciare con un sorriso, sono andata a prendere una citazione che si trova in un manuale dell'addetto all'archivio comunale di Palermo e che ci dice che il buon archivista deve essere caratterizzato da fedeltà, prudenza e segretezza. Poi occorrono attitudini speciali, ma anche la massima flemma, richiedendo il lavoro di archivio, pazienza e molta calma. Mi sembrava molto divertente cominciare in questo modo. E, per cui ognuno potrà così interrogarsi se ha queste caratteristiche. Oggi però abbiamo, come dire, delle direttive un pochino più precise, sinceramente, che forse ci aiutano un po' di più. Alcune sono state già nominate, sempre dall'intervento della dottoressa, e cioè in particolare gli elenchi nazionali dei professionisti dei beni culturali, che sono pubblicati nel sito della Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero della Cultura e che non sono, come dire, vincolanti, nel senso che si può lavorare anche se non si è iscritti. Ma il fatto di essere iscritti costituisce una garanzia per la persona che si propone e per l'ente o comunque il soggetto che vuole dargli lavoro, perché c'è in mezzo un, come dire, un riconoscimento da parte di competenze del settore, delle associazioni professionali, quindi c'è una certificazione in un certo senso. L'altro riferimento è la norma UNI, anche questa già citata per le biblioteche, ma ne esiste anche una che disegna la figura professionale dell'archivista e non so se vi invito ad andarla a leggere perché è veramente molto complessa e molto articolata. Vi inviterei invece a leggere il Codice Internazionale di Deontologia, approvato dal Consiglio Internazionale degli Archivi nel 96, che dà un orientamento molto generale, infatti può sembrare anche molto generico, ma dato che è stato pensato a livello mondiale, se lo caliamo nelle singole situazioni, può avere, quando si dice che gli archivisti devono salvaguardare sempre la documentazione, avere un atteggiamento imparziale, ci sono molti spunti che secondo me possono essere molto più interessanti di quanto forse può sembrare a prima vista. Ecco, dato questo riferimenti così generali, che cosa fa l'archivista e che cosa deve sapere? Su quello che deve sapere io dirò proprio poche cose alla fine. Mi sembra più interessante dal mio punto di vista cercare di farvi capire quali sono le attività, no? Cosa vuol dire tutela, protezione e conservazione da un lato e valorizzazione e fruizione dall'altro, perché l'archivista ha questa doppia anima, da un lato conserva, dall'altro rende consultabile. Questo è, come dire, no? Il riassunto della nostra missione, che è come quella dei bibliotecari e di tutti i conservatori dei beni culturali, però con delle specificità molto particolari. Come dire, parliamo prima di tutto dell'archivista di Stato.
che è la figura professionale incardinata nei ruoli dell'amministrazione archivistica e che ha una doppia possibilità di azione: o lavora in archivio di Stato e quindi conserva la documentazione, soprattutto la documentazione dello Stato, ma anche quella che per diverse motivazioni può essere stata acquisita dagli archivi di Stato, che possono riceverla in deposito oppure possono riceverla in donazione, possono acquistarla, ma anche tutela gli archivi correnti della pubblica amministrazione. E questa è un'altra attività molto importante che si esplica attraverso quelle che sono dette le commissioni di sorveglianza e di scarto, perché attraverso questa presenza l'archivista interviene nella gestione appunto dell'archivio corrente. E noi sappiamo da un vecchio maestro che è Sandri, che è stato un grande archivista del secolo scorso, che l'archivio storico si tutela, si costruisce nell'archivio corrente, cioè una buona impostazione poi renderà molto più facile la conservazione successiva. La buona impostazione vuol dire impostare la classificazione e impostare lo scarto. Lo scarto, non mi ricordo chi che mi ha preceduto parlava dell'importanza di scartare anche per decidere che cosa va conservato, e cioè io mi sento solo di ripetere questo fatto. Mentre il servizio in sovrintendenza è l'apertura verso l'esterno, cioè la vigilanza sugli archivi che non sono conservati dall'amministrazione ma da altri soggetti e che devono però rispondere all'amministrazione per la loro buona gestione. Quindi, quali sono le attività? Da un lato il restauro evidentemente del materiale che ne ha bisogno, dall'altro la manutenzione che va dall'organizzazione degli scaffali all'organizzazione delle sedi, ai sistemi antincendio, tutta una gamma molto vasta di attività, anche molto tecniche, in cui bisogna acquisire competenze o avvalersi di competenze esterne, per esempio ovviamente nel caso del restauro, particolarmente importanti. Poi l'attività principe forse svolta dagli archivisti, e cioè l'ordinamento. L'altra attività principe, come abbiamo detto, scarto e gestione di archivio corrente. La valorizzazione e fruizione, adesso si tende a chiamarla comunicazione, cioè far conoscere gli archivi al pubblico, e al pubblico a tanti livelli. Questo per esempio è un problema non di poco, perché i nostri utenti sono una gamma vastissima che va dallo studioso specialista allo studente, e quindi bisogna parlare linguaggi diversi mantenendo sempre però un livello di assoluta correttezza e rigore scientifico. Non è così semplice, e comunque noi tentiamo di farlo attualmente, le mostre, i convegni, attraverso i siti web che ormai sono di tutti gli istituti, ma è questo diciamo più immediato, più diretto, la gestione della sala di studio. Altra attività molto importante è la redazione degli strumenti di ricerca, che possono essere pubblicati. Alla direzione generale c'è un'attività editoriale molto importante, molto antica, che ha inizio dal 1900, cioè le collane hanno inizio dal 1951, per cui la produzione arriva ormai a circa 600 volumi, forse anche qualcosa di più. Il catalogo quasi interamente è consultabile online a partire dal sito della Direzione Generale, che adesso è in corso di revisione, spero molto presto verrà pubblicata la nuova versione. Abbiamo cercato di rendere anche più, facilmente raggiungibili i contenuti. Questo è
l'archivista di Stato, ma intorno all'amministrazione archivistica c'è una galassia di archivisti che oggi è anche, cioè che negli ultimi anni si è andata arricchendo sempre di più nella misura in cui si impoverivano i ruoli dell'amministrazione, perché in realtà noi siamo veramente dire sotto organico è dire poco, per un motivo molto banale, e cioè l'età che cresce, per cui si va in pensione, se non vengono fatti nuovi concorsi, evidentemente l'organico si svuota. Questa carenza, questa criticità gravissima apre delle prospettive per il futuro, che io mi sento di esprimere. Io credo che negli anni a venire mi auguro che negli anni a venire i concorsi verranno fatti. Ne è stato fatto uno, e questo è importantissimo, nel 2017, mi pare, i nuovi funzionari sono entrati nel 2018, in gran parte persone molto competenti, spesso con anni di lavoro alle spalle, proprio svolti come archivisti libero professionisti, cioè nelle attività di cui adesso io vi parlerò, e che hanno contribuito a definire la loro formazione così avanzata, anche se sono entrati non più giovanissimi, però spesso con magari 10 anni di lavoro in archivio alle spalle, e quindi un'esperienza accumulata molto ricca. Come può essere questo tipo di lavoro? Abbiamo già parlato del tirocinio, però io vorrei intanto attirare l'attenzione sul volontariato. Fin dalla legge archivistica del 63 si prevedeva la figura del volontario che per un periodo di almeno 6 mesi presta servizio in un istituto archivistico, e questo desiderio continua a manifestarsi, tant'è vero che nel 2019, primo semestre e secondo semestre, i volontari sono stati 63. Evidentemente dopo c'è stata un'interruzione, non ho bisogno di dirvi il motivo, ma adesso probabilmente ricomincerà. Vuol dire fare un'esperienza di attività, sicuramente non retribuita, ma che può essere interessante. Sicuramente non retribuito è anche il tirocinio curricolare. Io ho preso la voce dell'Archivio di Stato di Rieti, che ne parla, perché l'Archivio di Stato di Rieti ci presenta un progetto che secondo me è molto significativo di tutto quello che può essere il contributo che noi riceviamo da personale esterno di buona volontà e di competenza, evidentemente. Cioè, vicino Rieti per 60 anni è stata attiva la fabbrica della Snia Viscosa, che produceva rayon, cioè fibre sintetiche. E è stato un serbatoio di lavoro per la città di Rieti e per il suo territorio importantissimo. Quando è stata definitivamente chiusa nel 2007, le carte sono state abbandonate in questi enormi edifici dove era presente la fabbrica, abbandonate, vetri rotti, quindi devastate proprio, finché l'Archivio di Stato ha preso in mano la situazione e ha dato avvio a un progetto di recupero, nell'ambito di un progetto di recupero di tutta l'area industriale, effettivamente. E con l'aiuto, da un lato, dei ragazzi delle scuole, dell'alternanza scuola-lavoro, e poi da tirocinanti, e poi volontari di vario genere, ma sempre con competenze, sono riusciti a recuperare questo archivio, trasferirlo all'Archivio di Stato, di recuperare questa documentazione che era informe, proprio come potete vedere dalla fotografia, trasferirla presso l'Archivio di Stato di Rieti e dare avvio a un riordinamento e schedatura. Hanno ricostruito 5.000 fascicoli del personale e li hanno inserito i dati in una banca dati. Perché questo è tanto importante?
perché il personale è in grandissima parte del territorio di Rieti e quindi questo vuol dire restituire alla comunità, come dire, la storia del nonno, lo zio, insomma l'antenato più o meno vicino che ha lavorato nella fabbrica. Evidentemente nei fascicoli personale ci sono tantissime indicazioni sulla data d'assunzione, caratteristiche, premi, punizioni, quindi dà informazioni che sono veramente importanti per il territorio. Ancora a Rieti, vi parlo di Rieti ma è una situazione come tante, l'intervento sulla Snia Viscosa forse è stato uno dei più grossi credo degli ultimi anni in generale, ma altre cose sono diffusissime, vi parlo di Rieti perché me lo sono trovato per le mani e volevo darvi degli esempi concreti. Ecco, c'è stato un tirocinio curricolare per una laurea specialistica sulla documentazione della Direzione Provinciale di Polizia di Rieti che ha portato a una pubblicazione e a una borsa di studio per continuare il lavoro. Altre borse di studio per un lavoro su un fondo privato, perché a volte i lavori cominciano come tesi di laurea e poi possono proseguire. Un esempio che mi piace portarvi è quello del censimento degli archivi d'impresa effettuato a Genova da una studentessa di laurea magistrale in archivistica che è stata seguita dalla soprintendente archivistica che ha fatto un'indagine per vedere quante delle imprese storiche conservassero, delle imprese della città però, conservassero i propri archivi. In realtà ne sono risultati molto pochi, però il lavoro è particolarmente interessante e quello che io vi sto facendo vedere è la pagina del portale degli archivi d'impresa in cui noi abbiamo dato notizia di questa attività. Questa attività poi ha portato anche, ecco, il portale degli archivi d'impresa. Io non so se voi quanti lo conoscono, è un un portale tematico, come noi diciamo, cioè uno zoom su una particolare tipologia di archivi, in particolare gli archivi di impresa, di cui vengono fornite tutte le informazioni archivistiche, ma anche tante altre informazioni che aiutano a comprendere il significato e a leggere la documentazione. Io non posso adesso dilungarmi più di tanto, mi piacerebbe, spero che qualcuno di voi lo conosca, altrimenti vi invito ad andarlo a vedere. Nel portale degli archivi d'impresa, ritornando a quello che dicevo prima della tesi di laurea di questa studentessa, è descritto il censimento. Il censimento ha portato alla pubblicazione di un volume che è stato presentato e nelle news si parla della presentazione di questo volume. Dopodiché è stato effettuato un incontro in cui si è nuovamente riparlato degli archivi di impresa a Genova. Tutto questo è in un certo senso ricondotto e valorizzato all'interno del portale, che cerca di dare notizia di tutte le iniziative che vengono messe in atto rispetto agli archivi di impresa. Purtroppo dobbiamo avviarci alla conclusione. Allora, un altro è gli archivi della moda. Gli archivi della moda è lo stesso tipo di cosa io stessa ho avuto una tirocinante che ha fatto fare un lavoro che secondo me è stato particolarmente divertente, praticamente utile spero, e cioè prendere le figure di protagonisti che compaiono nel portale degli archivi della moda e che hanno una loro voce in Wikipedia e mettere i riferimenti alla presenza dell'archivio, in modo che chi va a vedere quella figura in Wikipedia viene informato del fatto che su quella figura esiste della documentazione conservata e dove è possibile trovarla.
cos'altro si può fare? Collaborazione a progetti. Progetti sono soprattutto i due grandi sistemi informativi delle soprintendenze e degli archivi di Stato. Vengono realizzate delle schede e voglio far notare che vengono firmate. Per ogni scheda abbiamo il nome di chi ha realizzato la scheda, sono quasi sempre persone, appunto archivisti esterni che lavorano sotto la supervisione o della soprintendenza o dell'archivio di Stato. Qui vedete una collaboratrice proprio di questa zona dell'Emilia Romagna che per anni ha realizzato, guardate il numero enorme di schede, sia per la soprintendenza dell'Emilia Romagna che per la soprintendenza della Lombardia. Per anche il sistema degli archivi di Stato abbiamo bisogno di specialisti che contribuiscano a rivedere i dati che noi abbiamo rispetto ai diversi archivi e quindi vengono conferiti incarichi per l'implementazione della banca dati. Infine, e poi va bene, taglierò, però di questo voglio parlare, il progetto Archivi della Moda del Novecento, che risale ormai a 10 anni fa, è stato il punto iniziale del portale degli Archivi della Moda e ha visto coinvolta un certo numero di professionisti che ci hanno aiutato a effettuare un censimento degli archivi della moda principali esistenti nel territorio italiano, la cui descrizione è confluita nel portale. Se guardate qui, sono un numero altissimo di schede, 950 fondi, 406 soggetti produttori. Un'ultima, altre possibilità sono i fondi di ricerca, che danno la possibilità di, la direzione generale finanzia progetti specifici che però passano da enti culturali che si affidano poi evidentemente a professionisti. E ancora incarichi di collaborazione. Gli incarichi di collaborazione stanno aumentando moltissimo in questi ultimi anni proprio per la carenza di personale interno. Vedete, nel Fondo Giovani per la Cultura sono stati 130 e poi adesso per l'attuazione del PNRR sono 150 quelli che vengono chiamati a collaborare. Il problema è che sono collaborazioni molto ridotte nel tempo, come vedete, e quindi si richiede una possibilità invece di collaborazione più lunga è attraverso l'ALES. ALES, Arte, Lavoro e Servizi per la tutela del patrimonio culturale italiano, è una società in-house che, come dire, fornisce professionalità all'amministrazione. Diciamo che non è positiva come situazione. Ecco, io avrei voluto parlarvi dei requisiti che sono forse quello che volevate di più sapere. Per entrare nell'amministrazione esiste il concorso pubblico che è stato 3 anni fa, di cui adesso dovrebbe esserci una nuova versione. Io non mi voglio sbilanciare troppo sui requisiti richiesti perché ci sono oscillazioni. Sicuramente si chiede una professionalità molto alta e sicuramente la laurea specialistica è come dire, la prima base di partenza. Quello che io voglio dire è che se fin ad ora è stata una situazione molto difficile e adesso siamo forse al picco della carenza d'organico, questo fa ben sperare per il futuro, perché sono convinta che dovranno aprire le porte a nuove professionalità. Basta, ecco. Avremmo un'altra galassia di archivisti di cui parlare, ma evidentemente occorrerebbe un altro intervento. Quindi ve lo suggerisco appena: esistono gli archivisti di impresa, gli archivisti di tutti gli archivi storici che sono retti da soggetti esterni all'amministrazione e che hanno bisogno di personale che curi la documentazione.
Scusatemi, forse sono stata, ho corso tanto, ho detto tante cose, spero che almeno una carrellata, una prima apertura ve l'ho data. Certo. Vi ringrazio. Grazie a te. Grazie a te. Grazie, anche perché appunto il tema è molto complesso e gli argomenti che avevamo poi noi chiesto alla dottoressa Muller erano veramente tanti. Quindi, però hai detto veramente cose tutte molto utili, eventualmente possiamo riprenderle più tardi se ci sarà, se riusciamo ad avere uno spazio per le domande e quindi anche questo. Io invito la dottoressa Dolcini dell'Archivio di Stato di Ravenna al tavolo. Come scusate? Le lascio subito. Ah, okay. Ah, niente, erano ringraziamenti per qua. Siccome prima il microfono non funzionava, le lascio subito. Sì. Ecco, lei ha del materiale da caricare? Vuole, non so, possiamo mettere il sito. Ecco, va bene. Così. Ecco, è già condiviso. Prego, dottoressa Dolcini, Archivi di Stato di Ravenna. Buongiorno, mi fa molto piacere essere qui. Io ho fatto questa università, quindi per me è doppiamente interessante partecipare a questa giornata. Quando mi sono laureata, il mio più grosso scoglio lavorativo è stato probabilmente mettere insieme la teoria con la pratica. Quindi la teoria che avevo acquisito e la pratica che non avevo avuto modo invece di fare. Questa giornata di studi secondo me è molto importante perché permette ai ragazzi di essere coinvolti in quello che poi sarà il loro mondo lavorativo. Molte cose le ha già dette la dottoressa Muller, quindi io sulla figura dell'archivista a questo punto posso solo confermare che in un archivio di Stato la figura dell'archivista deve essere molto poliedrica, perché ha a che fare con moltissimi sia documenti di natura diversa, ha a che fare con il pubblico, con l'utenza, con l'amministrazione ovviamente. E spero che arrivino nuove forze lavoro perché siamo veramente in sofferenza. I ragazzi tirocinanti ci hanno dato in questi anni un grosso aiuto e sono stata molto contenta di aver avuto, perché io prima mi occupavo di valorizzazione e di visite guidate, quindi sono stata doppiamente contenta che siano venuti da noi. Al momento noi abbiamo attivi, vi parlerò subito dei tirocini, così vado al dunque. Al momento noi abbiamo attivi due tirocini, uno che è finito praticamente e riguardava un fondo contemporaneo che è stato recentemente acquisito dall'Archivio di Stato, che è quello della Questura del Tribunale di Ravenna, scusate. Era arrivato in uno stato di molto disordine. Noi pensiamo che magari i versamenti arrivino tutti in ordine dalle commissioni, ma non è così. Purtroppo era arrivato, non aveva quasi strumenti di ricerca. Al fondo ha lavorato un archivista libero professionista attraverso un progetto che abbiamo curato. E in questo contesto si è inserita la ragazza tirocinante e devo dire che ha lavorato sui fascicoli processuali della Corte di Assise straordinaria e ha fatto un ottimo lavoro di descrizione archivistica, ha utilizzato anche un software archivista in questo caso e i fascicoli al momento quindi sono accessibili al pubblico e sono consultabili, mentre prima non lo erano. Stessa cosa sta facendo l'altro tirocinante su un archivio totalmente diverso, che è un archivio di persona, un archivio di famiglia, la famiglia Borea di Lugo, e anche qui non aveva strumenti di ricerca, in questo caso è un deposito, quindi non è di proprietà statale, ma lo curiamo per conto della famiglia.
lo conserviamo e lo facciamo fruire. Non avendo strumenti di ricerca era quasi impossibile cercare all'interno. E in questo momento un tirocinante appunto ci sta lavorando, lo sta descrivendo e quindi lo renderemo accessibile anche questo. Quindi è il lavoro che svolgono questi ragazzi e archivisti che vengono da noi è molto importante, perché con le nostre forze interne faremo molta fatica a attuare tutti i tre compiti dell'archivista di Stato, che è la conservazione, la fruizione e la valorizzazione. Noi conserviamo fondi che vanno dall'alto medioevo fino ai fondi contemporanei, di conseguenza le prospettive sono molto ampie per chi volesse cimentarsi in un tirocinio, sia con competenze più classiche, paleografia, diplomatica, storia delle istituzioni, sia invece per chi vuole confrontarsi con il nuovo, con il digitale. Non abbiamo ancora archivi totalmente digitali, nativi digitali. Presto probabilmente ne avremo, non come conservati, ma ne avremo a che fare quando facciamo le commissioni di sorveglianza, perché gli enti territoriali stanno già lavorando con dati in digitale, con documenti digitali nativi. Quindi chi volesse fare un tirocinio può riferirsi a molti aspetti, sia alla parte più classica, come vi dicevo abbiamo pergamene, abbiamo archivi notarili a partire dal 300, dal 1300, abbiamo le corporazioni religiose che sono una parte importantissima per lo studio della storia di Ravenna. La legazione apostolica di Ravenna, il legato di Romagna e transitiamo fino ad arrivare ai giorni nostri con l'archivio della prefettura. Abbiamo in deposito l'archivio della provincia, ci sono molte possibilità di spunti e di lavori. Io vi invito anche a guardare nel nostro sito, abbiamo anche, dimenticavo di dirvi, la sede di Ravenna, ma abbiamo anche una sezione di archivio di Stato a Faenza. Qui potete vedere la storia dell'archivio, il patrimonio archivistico che conserviamo, sia per entrambe le sedi. Nella sezione di Faenza abbiamo anche in deposito il comune di Faenza, quindi è un altro strumento. Oltretutto dovremo cambiare sede a breve, quindi dopo avremo anche possibilità di ospitare tirocinanti anche per la sezione di Faenza. Abbiamo pubblicato durante il periodo di lockdown degli inventari, perché abbiamo sfruttato insomma il lavoro da remoto per riformulare degli inventari che erano in formato cartaceo, li abbiamo provati a trasferire, ecco. E queste sono solo una parte, vorremmo continuare con questo lavoro. Vorremmo implementare la digitalizzazione, quindi se qualcuno fosse interessato, qualche studente, a venire a fare un tirocinio anche per quanto riguarda la parte digitale, perché non è solo la parte digitale, cioè digitalizzare il documento in sé, ma è dopo riuscire a utilizzare il dato che noi abbiamo, quindi i dati digitali che ci vengono forniti. Avevamo in progetto di recuperare il gabinetto fotografico dell'archivio di Ravenna, quindi tutto il materiale che adesso è in formato analogico, abbiamo diapositive e abbiamo microfilm. Il progetto sarebbe di riuscire a trasportarli in digitale e dopo di riuscire a metterli a disposizione dell'utenza. Io vi invito a venirci a trovare. Noi siamo disponibili per visite guidate, sia di singoli studenti che sono interessati, se ci contattano, sia attraverso i professori. Noi siamo disponibilissimi a farvi vedere una panoramica e ovviamente se volete un tirocinio, diteci pure qual è il vostro argomento, che cosa sentite più vicino a voi e noi cerchiamo di riuscire a venirvi grazie. Incontro. Grazie, anche perché sarà importante cercare di capire quali sono le vostre esigenze, sì, in relazione anche agli interessi
Sì, esatto, noi cerchiamo sempre di coniugare le due cose. Si collegano anche una tesi eventuale, sì. Quindi infatti i ragazzi che adesso sono a fare il tirocinio faranno un tirocinio per tesi. Quindi sì, bene, ci confronteremo anche per nuovi progetti. Perfetto. Grazie dottoressa Doncini per il suo intervento. Mentre togliamo la condivisione, invito al tavolo il dottor Claudio Lombroni, che è dirigente presso il Servizio Patrimonio Culturale Regione Emilia-Romagna, a cui diamo subito la parola. Prima tolgo la condivisione, dottor Lombroni, e poi le do. Lei ha qualcosa da mostrare? No, altrimenti sforiamo ogni... Ecco qua, prego. Avvio anche il cronometro. Benissimo. Ora io spero di interpretare correttamente lo spirito dell'iniziativa, perché ovviamente la regione ha forse anche un appeal diverso anche per i ragazzi, perché non è letta immediatamente come gestore di istituti culturali. In effetti così è. La regione Emilia-Romagna ha un paio di biblioteche, ad esempio quella dell'Assemblea e quella dell'ex Istituto Beni Culturali. Sulla parte archivi, naturalmente la storia dell'Emilia-Romagna è un po' diversa, come ogni ente ha gli archivi, ma in questo caso gestisce il polo archivistico regionale, un tempo in capo all'Istituto Beni Culturali, ora portato in un'altra unità organizzativa, polo archivistico regionale, che gestisce, come saprete, la conservazione dei documenti digitali non solo per gli enti della regione Emilia-Romagna, ma anche per molti enti dello Stato. Quando io arrivai nel 2017 all'istituto, firmai una convenzione col MEF, cioè col Ministero dell'Economia, perché è tra coloro che fruiscono di questi servizi. Ma al di là di questi servizi, ovviamente la Regione ha un compito un po' diverso, che è di coordinamento, di finanziamento, di indirizzo su una serie di attività. Quindi per la parte, premesso che tutte queste servizi riguardanti il patrimonio erano fino al 2020 concentrati nell'Istituto Beni Culturali della Regione, pensate dal 74 al 2020, 1 gennaio 2021 l'istituto è stato soppresso, ma ovviamente non è stata soppressa la competenza, è stata internalizzata, quindi in questo momento stiamo anche vivendo una scommessa da un certo punto di vista, no? Cioè riprodurre, interpretare le trame operative e anche concettuali del patrimonio culturale dentro un'amministrazione che per tanti anni ha gestito solo la parte, per quanto riguarda la cultura, delle attività, cioè lo spettacolo, eccetera, eccetera. Dentro la regione Emilia-Romagna, l'Istituto Beni Culturali, ora nella riorganizzazione, diventerà da servizio, credo, settore patrimonio culturale, ma questo vuol dire che si occupa di biblioteche, archivi, musei, beni culturali, beni paesaggistici, beni naturali, quindi un ampio spettro di attività. Io mi occupo dell'area biblioteche e archivi, che per me è abbastanza naturale, nel senso che sono 30 anni che soprattutto per le biblioteche me ne occupo. Detto questo, noi abbiamo in essere anche tirocini e facciamo anche tirocini dentro il contesto regione ad ampio spettro. Più devo dire che nel settore biblioteche e archivi
Nel settore più ampio del patrimonio, in particolare, ad esempio, con i settori degli economisti dell'Università di Bologna, perché siamo anche naturalmente interessati alla parte di, chiamiamola, economia della cultura, cioè ad analizzare le politiche per gli istituti culturali anche con questa ottica. Però naturalmente sono possibili questi tirocini, avvertendo che non sono destinati a istituti culturali prevalentemente, ma proprio a una struttura che governa una serie di istituti regionali piuttosto ampia. Quindi abbiamo le biblioteche, che vuol dire coordinare il Servizio Bibliotecario Nazionale per lo specifico Emiliano Romagnolo, abbiamo l'area degli archivi storici e degli enti locali. Questa e qui dovremo approfondire, anche abbiamo in programma appunto il miglioramento, la definizione, per meglio dire, dopo tanti anni di quella storia che dicevo, con la soprintendenza archivistica, proprio della gestione dei piani bibliotecari archivistici, che è lo strumento con il quale la regione finanzia, stiamo parlando di 5-6 milioni all'anno, finanzia il sistema degli istituti culturali. E poi abbiamo l'area dei musei. Per tutti questi settori gestiamo anche sistemi informativi, in taluni casi centralizzati, caso dei musei, in altri, caso degli archivi con la piattaforma regionale, in altri ovviamente decentrati, come nel caso del Servizio Bibliotecario Nazionale. Ma due cose forse meritano qui velocemente, visto il tempo che abbiamo, di essere sottolineate. La prima è che le nostre professioni sono in grande cambiamento, quindi noi dobbiamo avere le antenne molto dritte, diciamo, per interpretare correttamente i cambiamenti. Non è solo adesso, io, come vi dicevo, ho 30 anni di professione, ma posso dire che da quando sono entrato il tema è: la società sta cambiando, il mestiere sta cambiando. Nel caso delle biblioteche, forse quello più, l'archivista è quello che diceva Antonella prima, ritmi e diacronie, forse nel caso delle biblioteche è molto molto tangibile. E da 30 anni, ad esempio, le biblioteche hanno inventato una serie di aggettivazioni che voi trovate anche nei convegni bibliotecari, non so, biblioteca virtuale, partecipata, comunicativa, sociale, via di seguito, che sono tutti tentativi proprio di capire che cosa la società si aspetta. Ora, questo è un secondo me, proprio con l'università, anche in questa regione, penso ad esempio alle esperienze Milano Bicocca, che sta lavorando su questi temi, noi dovremmo fare proprio per capire questi cambiamenti cosa condurranno. Il secondo punto di riflessione riguarda la formazione professionale, che è un aspetto che serve, diceva la collega dell'Archivio di Stato, cioè la formazione teorica importante che l'università dà, sono i fondamenti che poi servono a ciascuno di noi, qualunque campo, di qualunque cosa noi ci occupiamo, per affrontare con consapevolezza ed efficacia le professioni. Ma poi c'è bisogno della pratica. La pratica generalmente viene affrontata nella formazione professionale, che è rivolta agli occupati nella forma di aggiornamento, ai disoccupati o a coloro che sono in cerca, diciamo, di prima occupazione, con la formazione. Questo è un tema su cui dovremo lavorare molto, perché credo che si possa lavorare anche nel settore della formazione in collaborazione
con l'università sotto diversi profili. La formazione è una competenza esclusiva delle regioni, secondo la nostra Costituzione. E per la mia esperienza questo settore sicuramente va potenziato, ma quando dico così guardando l'intero territorio regionale, perché ad esempio nel caso delle biblioteche, nella provincia di Ravenna storicamente il sistema della formazione professionale pubblica, la regione finanzia, i corsi vengono decisi localmente sentendo, come potete immaginare, i cosiddetti stakeholders, cioè che vanno dai comuni alle aziende, dopodiché si presentano ai bandi, i vari centri di formazione presentano il programma di corsi. In questa provincia si sono fatti storicamente tantissimi corsi per le biblioteche, per molti anni, adesso credo che non se ne faccia. Ma questo sull'onda lunga di SBN, perché Ravenna fu uno dei primi, la prima rete di biblioteche pubbliche a entrare nel servizio. Questo ha prodotto nei comuni la consapevolezza che fosse necessario questi corsi. Per fare questo, posto che le risorse non sono gestite dal patrimonio, ma dalla regione, e qui l'operazione sta evidentemente nel sensibilizzare le amministrazioni, perché poi i corsi vengono chiesti dai comuni, dalle organizzazioni di categoria, insomma che i profili, le professioni, i profili legati al patrimonio abbiano adeguato rilievo e non si facciano solo corsi per i vigili, per gli addetti alle anagrafi e così via, come potete immaginare. Questo è un terreno su cui sicuramente dovremo lavorare, perché con intelligenza, perché consente, se ben fatta, e meno qui l'esperienza a Ravenna è stata positiva, anche a Modena, sempre ragionando storicamente nel territorio regionale, fatta con intelligenza per migliorare appunto la qualità, perché noi entreremo in anni in cui forse il cambiamento che per 30 anni abbiamo sentito comincerà a manifestare delle... L'ultima cosa può essere interessante, questo per capire poi i riflessi sul settore delle professioni e dell'occupazione, i programmi della regione per i prossimi anni, almeno che si desumono poi dal programma di mandato che potete vedere su. Allora, la cura del patrimonio, noi abbiamo biblioteche, ad esempio nel caso delle biblioteche, abbiamo biblioteche pubbliche, no? Che hanno quindi quelle dimensioni di cui si discute molto, ma queste spesso hanno biblioteche storiche, hanno fondi storici, eccetera. Ora, noi abbiamo in corso appalti per la catalogazione e continueremo, anzi cercheremo di rendere sistematici questi appalti in tutti i tre settori, quindi biblioteche, archivi e musei. Sono appalti, sono gare europee spesso e quindi ovviamente partecipano i soggetti presenti nell'Emilia Romagna, ma non solo. Nel caso delle biblioteche noi cercheremo di realizzare uno dei sogni che era dell'Istituto Beni Culturali, ma non solo, anche dell'ICCU, ad esempio, catalogare tutto il libro antico. Adesso noi stiamo finendo, pensate un po', dopo tanti anni, l'immissione in SBN delle 500. Un altro settore in cui investiremo molto è il digitale e la digitalizzazione, questo lo farà anche lo Stato, come sapete c'è un grande progetto, ma le regioni concorreranno anche con risorse proprie. Quindi ci sarà, speriamo, un intervento molto consistente nella digitalizzazione del patrimonio. E questo è un altro settore, ovviamente, in cui occorrono competenze, in cui si attiveranno anche qui appalti, ma anche dopo, perché il digitale è un
una cosa che va gestita e la gestione costa molto. E quindi dobbiamo tenerlo conto. L'ultima cosa, questa riguarda più le biblioteche, è, ma tenetene conto, noi cercheremo di robustire il ruolo delle biblioteche nel settore della formazione extrascolastica. Tra le tante possibili identità della biblioteca pubblica in questo periodo di grandi movimenti, c'è anche questo che non è nuovo, le biblioteche pubbliche lo fanno, ma cercheremo di strutturarlo, cioè di renderlo strutturale nelle politiche regionali del settore, in modo che ci sia, come dire, una uniforme distribuzione di questo tipo di servizi nel territorio. Questo apre tutta una serie, naturalmente, di nuovi rapporti con le scuole, con le biblioteche scolastiche, ma col sistema più in generale dell'istruzione e del welfare. Mi fermo qui perché altrimenti ho già sforato. Ogni intervento potrebbe aprire veramente. No, ma tante io ho sforato esattamente. Ma grazie, anche perché credo gli ultimi 5 minuti. Grazie, dottor Lembroni. Ma mi pare di capire che questi ultimi interventi abbiano veramente, siano stati ottimistici. Quindi aprono delle prospettive anche per chi si sta formando adesso. Se non fossimo ottimisti, no, questo sì. È difficile. Però ci sono stati anni in cui effettivamente. No, ma noi veniamo da anni allo Stato, i colleghi statali. Che si può solo salire, vero? Quindi questa è una buona notizia per chi si sta formando, per gli studenti che ci stanno seguendo sia da distanza e anche quelli che sono io pensando proprio agli studenti. La regione è un ente che sta un po' in là, no? Questi sono settori in cui ci saranno investimenti e quindi possibilità. Noi siamo molto felici di questo e anche di collaborare, come lei ha giustamente suggerito, in relazione alla programmazione, chiamiamola così. Grazie. Chiamo al tavolo Antonio Franceschini della CNA Federmoda, mentre si accomoda. Intanto che si accomoda, do una notizia rispetto a quello che la dottoressa Babini aveva lanciato. Abbiamo appurato che non si tratta di tirocini curriculari che stanno proseguendo come sapevamo, ma di che continuano, ma rispetto a questi l'Ateneo di Bologna non è più ente promotore e quindi gli studenti possono proprio dal sito della regione selezionare altre aziende, altri enti che li propongono e scegliere appunto quelli che in base alla loro professionalità si companno con... Però non è più l'università cioè non possiamo più attingere direttamente dal discorso dell'università. No, sì, te lo condivido io. Potete, se non ho capito male, proporli voi come ente promotore e poi magari contattandoci noi mettiamo gli studenti con cui manteniamo sempre rapporti anche dopo la laurea. Sì, perché questa era stata una grande risorsa. Infatti, prima forse non avevo spiegato bene che i tirocini formativi li abbiamo sempre presi, sono utilissimi, ma sono poche ore, mentre per noi sono molto preziosi i tirocini extracurriculari, cioè quelli con borsa di 6 mesi, perché appunto hanno avuto i ragazzi un tempo molto più lungo per poter creare questi percorsi e portare avanti un progetto. Che sono i tirocini curriculari e l'approccio col mondo del lavoro, e quindi serve allora per tecnica avere quell'approccio là. La quota lauream è la partecipazione di fatto ad un'attività progettuale. Noi grazie a questa attività abbiamo proprio individuato ragazzi che uscivano da beni culturali perché avevano le caratteristiche e la formazione giusta per portare avanti il vostro lavoro. Quindi semplicemente il processo si inverte. Voi dovete essere proponenti, ci contattate e noi vi aiutiamo. C'è Pierocini che ci aveva fermato. Sì. Grazie, scusate. Non so se da chi è ci segue a distanza è riuscito a seguire un po' il dibattito qui in aula, riguardava parte diciamo burocratica per la collaborazione con i tirocini che sembra essere stata risolta, comunque
poi rimaniamo a disposizione. Accanto a me c'è il dottor Antonio Franceschini di CNA Federmoda. Antonio Franceschini è responsabile CNA Federmoda Italia e anche responsabile dell'internazionalizzazione di questa associazione. Perché c'è Antonio Franceschini qui? Vorrei dire due parole. Anche perché da un paio d'anni il corso di laurea magistrale in scienza del libro e del documento ha un insegnamento di storia e patrimonio culturale della moda, e il settore degli studi storici sulla moda e del patrimonio culturale della moda è un nuovo ambito di studio, ricerca del Dipartimento Beni Culturali. E anche prima la dottoressa Moulet non a caso ha mostrato il portale degli archivi d'impresa e il portale della moda, perché sono due strumenti di ricerca e anche strumenti all'interno del quale inserire dati che sono il risultato di ricerche. E alle 2:30, quando ci rivedremo dopo la pausa, avremo anche un intervento di Angelo Caroli che prosegue, diciamo, questi approfondimenti ulteriori rispetto ad un settore che vorremmo farvi conoscere. Lascio subito la parola al dottor Franceschini e vado a condividere la presentazione che ci ha portato. Sì, grazie Elisa, grazie all'Università per questo invito, questa opportunità. Ecco, il mio vorrà essere molto una carrellata per cercare di dare qualche stimolo e vedere se effettivamente anche dire a voi che avete questo approccio di studi culturale legato al mondo degli archivi, ecco, possa in qualche modo il settore della moda, del tessile, abbigliamento, calzaturiero, possa essere di stimolo e magari di immaginare, ecco, un'occupazione in questo. Intanto, ecco, molto velocemente, dire chi siamo. CNA, nel suo complesso, sta per Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, un'associazione privata, pure appunto le aziende si associano liberamente, così come ci sono anche altre associazioni di rappresentanza del mondo dell'impresa in Italia. All'interno di CNA c'è quella che noi chiamiamo Unione Federmoda, che raggruppa le imprese del settore moda esteso, quindi vedete i mestieri che noi abbiamo all'interno: il tessile, abbigliamento, le calzature, pelletteria, pellicceria, la filiera moda, intendiamo tutta quella componente a monte del settore, che è un po' anche la parte dell'ossatura di chi si impegna a realizzare collezioni, quindi intendiamo da chi lavora nella realizzazione dei bottoni piuttosto che dei ricami, le passamanerie, tutte componenti. Dicevo, questo è un settore molto complesso. Come CNA Federmoda associamo circa 25.000 imprese a livello nazionale, siamo direi discretamente ramificati sul territorio, avendo circa 1.600, poi questo materiale, insomma, lo lascio a disposizione se qualcuno è interessato ad approfondire, poi anche può chiedere. Cosa facciamo come CNA Federmoda? Innanzitutto è chiaro che la missione istituzionale di un'associazione come la nostra, o come anche altre, è quella della tutela e rappresentanza delle imprese nei confronti delle istituzioni. In particolare noi ci occupiamo di tutelare e rappresentare mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa. Poi sviluppiamo come unione settoriale alcune attività specifiche, che sono di quella del supporto professionale sulla commercializzazione all'estero, organizzare momenti di promozione, la partecipazione a fiere e tutta anche un'altra attività legata al campo della promozione. Intanto alcuni flash sul settore, perché credo che sia importante intanto portare ad esempio quello che mi piace, ecco, spesso dire, come questo, ecco, sia un settore, ecco, particolarmente frammentato e complesso. Ecco, noi molto spesso penso che chi non si occupa del settore, o chi lo vive come giustamente normalmente che sia da consumatore, penso probabilmente può avere in mente 10, 15, 50, 100 nomi di aziende, 100 brand, che sono quelli che si vedono sulle riviste, dei giornali, vediamo i marchi nelle vetrine, ecco, mentre siamo in Italia, sono oltre 60.000 le imprese che operano in questo settore, fanno parte appunto di tutta questa catena che illustravo prima, che noi chiamiamo filiera, dal monte alla valle, quindi dalla ricerca delle componenti, dei tessuti, fino alla realizzazione dei prodotti. Un settore economicamente molto importante anche dal punto di vista sociale, perché queste 60.000
imprese, significa circa 700.000 addetti, sono un fatturato per il nostro paese dai 70 ai 100 miliardi, a seconda se ci consideriamo all'interno di questo anche il settore dell'occhialeria e della gioielleria. Dico questo perché quando andiamo a leggere statistiche a volte vediamo i dati, c'è chi dice 70 miliardi, chi dice 100, ecco, dipende se vengono agglomerati e considerati anche questi. È un settore, se non mi piace dire, molto, estremamente articolato e complesso, uno dei settori più competitivi nello scenario mondiale, un settore soggetto a grande evoluzione, da sempre aperto alla globalizzazione. Già, ecco, in questo credo possano apparire alcuni elementi anche utili a chi tende a fare ricerca storica. Cioè, non mi esprimerò con dei termini precisi sul vostro mondo, però insomma, immagino quello che anche lo studio della ricerca, quindi degli archivi, di quelli che possono essere sia dal punto di vista di prodotto, come poi magari verrà illustrato ecco, nel pomeriggio, molto utili per la realizzazione delle collezioni a cui molte imprese si affidano, ma anche archivi documentali. Prima con la dottoressa Mulè faceva riferimento anche agli archivi del Moda Novecento, questo bellissimo progetto, siamo intorno al 2010, dove si era anche occupato, 2009-2010 era un progetto triennale, ricordo che noi anche come CNA Federmoda aderimmo e diamo un piccolo contributo, proprio anche per fare una ricerca sulla base documentale di com'è l'evoluzione, la storia di certe delle imprese, ma dal quale possiamo ricavare anche un'evoluzione legata a quelli che sono i distretti, i territori e le politiche. Ecco, prima facevamo anche alcune battute, che io penso sempre, poi vedendo anche, leggendo anche pubblicazioni fatte nel settore, che ho letto sia lavori della professoressa Tosi Brandi, così come anche di altri, io penso alla Giuseppina Mussarelli, credo che si possa citare. È molto interessante vedere come quando noi parliamo oggi di globalizzazione, che è un termine che usiamo più frequentemente, probabilmente da quando la Cina entrò nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, invece probabilmente per questo settore è una cosa che esiste da sempre, probabilmente perché la moda, o perlomeno gli abiti, i vestiti, camminano con le persone, quindi le mode, la gente si è mossa, ha cambiato, quindi ci sono state delle evoluzioni. E allora guardavo, tra l'altro anche recenti, ma l'avevo avuto occasione di vedere, io appunto sono in questo caso del territorio, un po' più spostato verso quindi Emiliano, insomma dall'accento bolognese, a Bologna negli anni, adesso poi verrò subito tacciato per imprecisione, però mi sembra tra il 4 e il 500 fu una delle capitali mondiali della seta. Oggi a dire di questo non ce n'è, penso, più storia, almeno radicata nel territorio. Possiamo immaginare, perché vedendo da via Piella chi ha nel centro ancora i canali legati al Reno, immaginare che ci fosse una produzione. Questo solo per dire che la moda ha adottato questo. E quindi anche quelle che erano, sono state in quel periodo, in altri periodi, delle politiche, delle iniziative fatte anche dalle amministrazioni locali per attrarre investimenti, per attrarre competenze, per attrarre talenti, possono sicuramente essere anche utili per chi va a fare degli studi, andare a cercare nella documentazione, negli archivi, quindi sia documentali e quant'altro, anche per sviluppare, probabilmente non solo per il settore, ma anche delle politiche più ampie. Anche perché, dicevo, poi forse Caroli potrà correggere dopo, se alcune cose condivide, però credo che sicuramente tema dei valori culturali all'interno della moda e il patrimonio storico sono fondamentali oggi per partecipare, anche per le imprese che vogliono partecipare alla sfida globale. Quindi cercare anche di interpretare, di andare a vedere anche negli archivi quali sono i lavori fatti di ricerca, come sono nate certe collezioni. Molto spesso noi capita di essere coinvolti anche in processi di relazioni internazionali con realtà che intendono sviluppare le loro competenze in un settore che tutto sommato per partire richiede anche piccoli investimenti, quindi è anche adatto per i paesi in via di sviluppo. Molto spesso quando, ad esempio, noi abbiamo molte frequentazioni in Africa, ma come anche in realtà dei Caraibi dove vogliono realizzare questo,
quello che dico, dico certo, voi dovete partire da quelli che sono i vostri contenuti culturali, ma cercare poi di capire come rielaborarli se volete partecipare a quella che è, chiamiamola così, le catene, si dico, catene globali del valore, utilizzare questi spunti per poi reinterpretarli, di vederli, e questo lo si può fare facendo appunto ricerca, perché molto spesso, porto esempio, ricerche fatte qualche anno fa, collezioni, in questo caso sono Dolce Gabbana, che si lavorarono molto sulla loro identità siciliana, però prendendola come spunto, quindi prendendo anche spunto da quello che era il carretto tipico siciliano, riportarlo nella collezione, ma diventa un particolare, e quindi questo è quella che deve essere invece una collezione, una realizzazione che poi va a far parte di quella che è una collezione moda vendibile, perché come si dice, se la moda è industria, quindi alla fine i cazzi, quello che è realizzato deve essere venduto. E questo è una cosa che credo che sia molto importante, che può essere studiata da questo punto e riportare, perché molto spesso ci troviamo con realtà interessanti, penso anche recentemente mi è capitato in Perù, di realtà territoriali che intendono sviluppare questo prodotto, questo impegno sulla moda, però rimanendo chiusi in quella che è una produzione nettamente locale, e quindi andando a fare inevitabilmente una produzione, come dire, di carattere folcloristico, adatto probabilmente a quella che può essere il capo venduto al turista, ma non che entra in una gestione globale. Quindi questo per dire che sicuramente anche con la moda si presta molto, e la ricerca da parte delle aziende più strutturate e invece magari dai territori, dai distretti, da chi si occupa di sviluppo del settore, può avere necessità. Ecco, velocemente, quello che caratterizza infatti il nostro modo, il settore, il Made in Italy, questo è stato detto bello ben fatto, noi dobbiamo dire, ci piace anche coniugare questo virtuosismo creativo con virtuosismo produttivo, cioè il mettere insieme le capacità creative di tanti nostri designer con quella che è la capacità e la qualità del saper fare, e quindi sull'attenzione, sui dettagli, sulle materie, sui processi di lavorazione, quindi è molto importante per riuscire in qualche modo a essere e continuare come l'Italia sta facendo comunque, a rimanere competitivo a livello globale. Pensiamo che un settore che addirittura, se andiamo a vedere, io sono un po' datato e lavoro in questo settore un po' di tempo, nei primi anni 90 c'erano dei documenti anche a livello di Unione Europea che diceva che questo era un settore che doveva essere abbandonato, che non aveva più spazio, poi invece in un qualche modo ce l'ha fatto. Ecco, cosa anche interessante, credo, anche per andare ad analizzare, a vedere in quelli che sono gli archivi, e qual è un altro stimolo che viene dalla moda, secondo me, sicuramente il discorso di questo che è come un ponte fra culture. La moda si è dato tante possibilità proprio per questo, il fatto di mandare dei messaggi, di vedere tanti giovani coinvolti, soprattutto nei paesi emergenti, sono i giovani che si approcciano a questo, che dialogano, si confrontano con giovani di altri paesi, di altri continenti, di altre latitudini e longitudini, quindi sicuramente può essere anche questo uno stimolo ulteriore per immaginare con questo settore come un'occasione professionale al quale dedicarsi. È sicuramente, vedo, un settore dove c'è forte l'innovazione, l'investimento nella ricerca, dove però poi col posto appunto la ricerca e l'innovazione avviene molto andando a vedere appunto anche quello che è stato realizzato e ripeterlo. Un settore dove le relazioni sono molto importanti, è necessario fare molta attività di relazione, di intreccio, soprattutto di lavorarsi, di approcciarsi con una mente aperta e cercando di guardare le cose con un'ampia prospettiva. Quindi per concludere, anche perché tanto sono l'ultimo e l'orario ma è prossimo, io dico che tanto c'è la disponibilità, anche potete seguirci sui social, noi solitamente pubblichiamo quelle che sono le nostre iniziative che sviluppiamo come associazione, anche in realtà anche iniziative di interesse sviluppate da attività imprenditoriali. Chi è interessato può fare delle domande scrivendoci all'indirizzo istituzionale federmoda@cna.it, sicuramente risponderemo.
Per chiudere, detto che sicuramente detto anche questo è un settore affascinante e interessante, è un settore economicamente importante per il nostro paese e che nei prossimi anni vedrà la necessità di un forte ricambio generazionale un po' lungo tutta quella che sono le figure professionali, quindi anche quello di figure impegnate nello studio, di quelle che sono state le collezioni, quella che è stata la storia di questo settore per rinnovarlo, sicuramente posso dare delle opportunità. Grazie. Grazie. Stavo pensando mentre parlavi che questo settore produce, nel momento in cui si produce un qualunque prodotto, no, qualunque, tu facevi riferimento a collezioni di varia natura, capi d'abbigliamento e anche il settore degli occhiali, questo è un settore che nel momento in cui produce, è in attività, produce l'archivio corrente, produce un archivio anche storico, che dicevamo prima, tra l'archivio corrente e quello storico non c'è praticamente, non passa tempo come in altri archivi, quindi è un archivio molto particolare che però ha bisogno di tanta cura perché si tende a disperdere. Assolutamente sì, anche perché poi tante imprese, il problema è che la maggioranza, come dicevo prima, sono piccole imprese artigiane e noi molto spesso anche in questi anni, vedendo anche le opportunità che c'è di realizzare dei progetti legati a questo, dice sì, io ho degli scatoloni di materiale, di cose anche molto interessante, quindi c'è sicuramente, ecco, su questo credo anche magari con le istituzioni, credo parlando a volte anche con i colleghi dei territori, penso delle regioni, le istituzioni, per immaginare anche degli archivi territoriali che un po' raccontino, immagino, la storia dei distretti, visto che sono i distretti, sono un po' anche la particolarità del settore moda in Italia, potrebbero essere estremamente interessanti, perché al di là che da sempre c'è il sogno di un museo nazionale della moda, poi l'Italia, come sappiamo, è sempre molto difficile, perché poi ogni città dice di essere la meglio capitale partire dal piccolo della moda, ecco, forse pensare a dei progetti che magari pensino a quella che è la particolarità, immagino, non so, qui vicino al distretto di San Mauro Pasqua, sì, del Rubicone, c'è stato anche a Fusignano, del Rubicone, delle calzature, altri, quindi potrebbero essere sicuramente interessanti. Certo, certo, quindi gli archivi d'impresa a cui facevamo riferimento prima, questo è un settore, quello della moda, che a noi piacerebbe molto sviluppare qui e quindi chiederemo senz'altro aiuto, collaborazione alla CNA per arrivare poi a piccole e medie imprese che hanno potenziali archivi d'impresa nelle loro aziende e a noi piacerebbe tanto collaborare con voi e con le aziende. Grazie Antonio, grazie. Franceschini per essere stato con noi. Concludiamo siamo un po' in ritardo, concludiamo questa mattinata, ringraziamo chi ci ha seguito in presenza e chi ci ha seguito a distanza, l'idea è di riprendere alle 2:30 con la terza sessione, quindi arrivederci. Un pochino più